Autorità, gentili colleghe, cari colleghi, benvenuti al quinto congresso nazionale dei farmacisti italiani. Come tradizione apriamo i lavori per augurare sicuramente una buona giornata a tutti voi, ma anche per sottolineare l'importanza di questo momento, un momento nel quale la nostra categoria, che ha 800 anni di storia e guarda fieramente al futuro, vuole trovare in qualche giornata di riflessione momenti per trovare lo slancio per proseguire, ma anche per confrontarci su quelle che sono le tematiche, le tante tematiche, i tanti cambiamenti che riguardano la nostra professione. E questo è lo spirito tradizionale di questi due giorni, una due giorni nella quale tutte le componenti della professione, in tutta la sua capacità di essere presente all'interno della nostra società, si trova per confrontarsi, per parlare, anche in maniera, come si fa in famiglia, certe volte aspra, ma con la volontà di trovare la sintesi per poter proseguire questo cammino che, come dicevo qualche attimo fa, ha già 800 anni di storia. L'auspicio della Federazione è proprio quello, che in questi due giorni ci si possa trovare per confrontarci e poter proseguire un cammino che non è facile. La società cambia, le professioni sono tutte in una ricerca spasmodica di un futuro per le generazioni che verranno, i problemi sono simili in ogni realtà con la quale ci confrontiamo. Però, ecco, la grande capacità della farmacia, dei farmacisti italiani, è quella sempre di sapersi proporre e rilanciare la palla. Come dico sempre, come diceva sempre Giacomo Leopardi, noi incarniamo perfettamente quelle che sono le regole descritte da Darwin nella sua teoria. Non è mai il più forte che vince, ma chi riesce ad adattarsi. E noi siamo rimasti sempre fedeli a questa capacità ed è per questo che guardiamo sempre al futuro con grande fiducia. Prima di passare la parola al generale, comandante generale dei Carabinieri, che ci onora con la sua presenza, volevo ringraziare i rappresentanti dell'Arma presenti in sala. Con loro abbiamo un percorso proficuo di collaborazione, perché non è mai la foresta che cresce che fa rumore, ma è l'albero che cade. E quindi con loro noi cerchiamo sempre di valorizzare invece la foresta che cresce, valorizzare l'impegno di tanti farmacisti che da tanti anni, con grande senso di responsabilità, danno un contributo fondamentale alla nostra società. Quindi ringrazio davvero il generale per la sua presenza, lo ringrazio per quello che fa. Con noi c'è sempre stato un rapporto di grande collaborazione a partire dal compianto Cosimo Piccinno. E proseguiamo su questa strada nella certezza che valga davvero la pena di difendere tutti quelli che tutti i giorni in silenzio fanno un lavoro importante, che però devo dire con grande orgoglio è riconosciuta dalla gente, dai cittadini italiani. Quindi, generale, la invito a ringraziarla di nuovo, ringraziando anche i suoi uomini che oggi sono qua e veramente con un senso di gratitudine profonda a nome di tutti i farmacisti la pregherei di dare un saluto al nostro quinto congresso nazionale. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio l'onorevole Mandelli, la dottoressa Bianchi, il dottor Leopardi, presidente del comitato scientifico, onorevole Lettieri, dell'invito che mi è stato rivolto e che ho accettato con grande gioia. Grande gioia perché l'Arma dei Carabinieri è molto legata al mondo dei farmacisti. Voi direte, ma perché? Io questo, quando incontro un farmacista, lo dico sempre. Nell'iconografia tradizionale, storica, quando si parla delle vecchie tradizioni, eccetera, si dice sempre, e penso che ognuno di noi l'abbia detto qualche volta, che nel paese c'era la figura, emergevano le figure del carabiniere, del maresciallo dei carabinieri, del farmacista e del prete. Queste erano le tre figure immancabili in ogni piccola realtà sociale italiana.
Nel tempo le cose sono un po' modificate naturalmente e siamo passati, abbiamo perso via via un tassello. Col maresciallo Rocca abbiamo perso il prete, perché nel maresciallo Rocca c'era il maresciallo e la farmacista, che era, se non sbaglio, Stefania Sandrelli. Abbiamo cercato di recuperare il prete con Don Matteo, quindi c'era il maresciallo Cecchini e Don Matteo, ma abbiamo perso il farmacista. Ecco, sarebbe auspicabile che in una delle prossime serie venisse reinserito anche la figura del farmacista tra o Don Matteo o il maresciallo Rocca. Quindi, al di là di questa breve escursione, vorrei dire che l'Arma dei Carabinieri, ma più in particolare i Carabinieri per la tutela della salute che ho il privilegio e l'onore di comandare da poco più di un anno, sono molto legati al vostro mondo. Legati sia perché riconosciamo in voi un'organizzazione territoriale, anche qui c'è un parallelismo con la nostra organizzazione territoriale, anzi direi che la vostra è ancora più estesa della nostra. Noi arriviamo a coprire circa 5.000 comuni italiani, voi molti di più. Però c'è questo parallelismo che ci unisce ancora. E dicevo, siamo veramente orgogliosi e ammirati anche dall'attività che i farmacisti italiani svolgono nel panorama della nostra società. Una attività, sicuramente un servizio che viene reso alla collettività in ogni frangente, qualche volta sostituendosi persino al medico, perché qualche cittadino ha più fiducia nel farmacista che nel medico qualche volta. Dicendo questo penso a mio suocero che era farmacista, a mia moglie che è farmacista e che molto spesso viene chiamata dalle amiche, dagli amici, chiedendo ricette, consigli terapeutici, eccetera. Quindi mi rendo perfettamente conto di quanto sia importante. Noi siamo al vostro fianco, nel combattere una battaglia che giorno per giorno sta diventando sempre più difficile da portare avanti, la battaglia contro la contraffazione dei farmaci, contro l'importazione, contraffazione che non riguarda l'Italia. L'Italia non è un paese attivo nella produzione di farmaci contraffatti, ma l'Italia è invece un paese che riceve molti farmaci contraffatti provenienti dall'estero. E siamo in questo momento particolare ben orientati e stiamo approfondendo sempre più le nostre conoscenze informatiche per poter contrastare fenomeni di vendita online, non tanto quella vendita online esplicita e ufficiale, quanto quella nascosta che molto spesso si cela e va a finire in dark web, il web oscuro, dove è difficile penetrare, dove ci vogliono conoscenze informatiche molto approfondite, ma che noi abbiamo per fortuna acquisito nel tempo e che siamo in grado di contrastare. Proprio oggi, in questo momento, è iniziata un'operazione internazionale che vede coinvolte tutte le polizie europee, che viene svolta ogni anno, si chiama Operazione Pangea ed è un'operazione che riguarda proprio l'importazione e esportazione di farmaci contraffatti in Europa e nel mondo. È un'operazione che si concluderà fra qualche giorno e i cui esiti poi saranno resi pubblici. Dicevo che i Carabinieri per la tutela della salute si interessano della filiera del farmaco da molti anni, dal 75, però recentemente con un decreto del 2015 le nostre competenze sono state incrementate. Ci è stata affidata la vigilanza sui cosmetici, che prima non avevamo, ci è stata affidata la vigilanza sui dispositivi medici, che prima non avevamo. Recentemente è stato unito ancora di più un legame che esisteva già in termini di collaborazione, ma che nello scorso anno, nel 2017, si è concretizzato con l'istituzione di un nostro reparto, un nucleo Carabinieri, presso l'Agenzia Italiana del Farmaco.
ed è stata una felice intuizione dei nostri vertici dell'epoca, questo reparto che si lavora a fianco del direttore generale, ma con ampissimi spazi di autonomia, ed è in grado di vigilare su tutta la filiera della storia di un farmaco, di una molecola che diventa un farmaco, che arriva in AIFA e richiede l'autorizzazione all'immissione in commercio. Ecco, in tutto questo cammino i carabinieri di AIFA naturalmente vigilano, come vigilano anche, voi lo sapete bene perché molto spesso i carabinieri del NAS vengono nelle vostre farmacie a prelevare dei farmaci che poi vengono ulteriormente controllati, oppure vengono a ritirare dei farmaci che hanno perso la autorizzazione all'immissione in commercio. Oserei dire ancora che vigiliamo nelle frontiere italiane, dove purtroppo arrivano farmaci di natura diversa, molto spesso arrivano provette e fiale anonime, non si sa cosa contengono, in diretta a cittadini italiani che le hanno richieste online. Lì cerchiamo di bloccare questo traffico, soprattutto per tutelare la salute dei cittadini italiani, perché quasi sempre non si sa cosa ci sia in queste fiale e il loro uso senza alcuna indicazione. Vorrei ancora aggiungere di una nuova attività che stiamo cercando di porre in campo, e cioè quella della lotta alle nuove sostanze psicoattive, perché purtroppo il mondo va avanti, la ricerca scientifica negativa in questo caso va avanti, produce nuove sostanze che molte volte sfuggono al controllo perché non sono note, non sono conosciute. Ci stiamo muovendo con un progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento delle Politiche Antidroga, proprio per contrastare questo nuovo grande filone delle nuove sostanze psicoattive, che come voi potete immaginare è un commercio che avviene esclusivamente online, per vedere di individuare le fonti di provenienza e naturalmente chi le produce. Qui c'è bisogno, come è intuitivo, di una collaborazione internazionale molto attenta, molto continua, di scambio informativo, anche perché i siti a cui accedono le richieste sono siti ubicati in nazioni dell'Estremo Oriente, India, Cina, paesi baltici, eccetera. E sono siti che esistono per 10 o 15 giorni, talvolta anche meno, e poi scompaiono per risorgere in un'altra città, in un'altra nazione. Quindi non è facile intervenire in questo settore. Ho detto parole molto positive sui farmacisti e ne sono perfettamente convinto. Vi prego però, chi ha responsabilità in questo settore, di continuare a sensibilizzare i farmacisti, qualcuno che si avvia su una cattiva strada e che molte volte ci costringe ad intervenire con provvedimenti non sempre lievi. A volte troviamo farmaci defustellati, e molte volte troviamo registri per il controllo degli stupefacenti non aggiornati, qualche volta anche situazioni igienico-sanitarie non proprio ideali, non parliamo poi di qualche ricetta che non dovrebbe essere in quel luogo, e c'è insomma qualche preparazione galenica con sostanze che non potrebbero essere utilizzate, almeno per quanto riguarda magari diete, eccetera. Quindi ecco, io richiamo chi ha responsabilità, chi ha sui vari ordini, a vigilare su queste attività, perché come sempre buttano una piccola macchia in una struttura che invece è candida, una struttura che invece deve rimanere candida.
ripeto, però sono piccoli casi che potrebbero essere facilmente evitati. Vi prego di andare a vedere ogni tanto, cioè quando avete un minuto di tempo libero, e so che i farmacisti non è che ne hanno molto di tempo libero, di andare a vedere sul sito del Ministero della Salute la nostra finestra NAS Notizie. È una finestra che è sulla home page, quindi non può sfuggire, perché la trovate proprio sulla home page del Ministero della Salute. Andate a leggere, a un certo punto ci sarà la notizia del giorno più la cronologia, lì troverete centinaia e centinaia di operazioni che noi pubblicizziamo, naturalmente senza nomi, senza riferimenti, semplicemente indicando un'area. Con tante cose che noi facciamo, ma non è tanto fine a pubblicizzare le attività nostre, ma semplicemente a evidenziare deficienze che ci sono, che avvengono, che noi rileviamo, ma che possono essere utili per i cittadini, per metterli in guardia, non soltanto nel settore farmaceutico naturalmente, ma parliamo di alimenti, di professioni sanitarie abusive, di dietologi che non sono dietologi, insomma, di tutto quello che è la nostra attività di allevamenti, cosmetici, e chi ne ha più ne metta, proprio per vedere, ecco, trarre spunto da qualche nostro rilievo anche in campo dei farmacisti, magari evitare poi di incorrere, trarre spunto per non incorrere in una analoga infrazione. Bene, io vi rinnovo veramente il mio apprezzamento per quello che fate. Noi Carabinieri della Tutela della Salute siamo al vostro fianco. Se avete qualche volta bisogno di un consiglio, potete tranquillamente rivolgervi ai carabinieri del NAS più vicini. Anche qui sul sito del Ministero ci sono le varie sedi con le varie competenze, con numeri di telefono, fax, PEC, email, quindi diciamo il motivo e l'opportunità per rivolgervi a noi non vi mancano. Vi auguro veramente buon lavoro, ringrazio il Comitato di Presidenza e riteneteci al vostro fianco sempre. Grazie. Buongiorno a tutti da parte mia e del Consiglio della Fondazione. Ringrazio il generale Lusi per il monito che ci ha dato, ne faremo sicuramente tesoro. Io oggi vorrei ringraziare intanto tutti voi per essere qua, per credere in questo nostro congresso. E permettetemi un ringraziamento speciale a Luigi, al nostro amico Luigi, presidente del comitato scientifico, che tanto ha lavorato per confezionare questo magnifico congresso. Io oggi volevo condividere con voi una riflessione. L'altro giorno, passando casualmente per camera di mio figlio, mi è caduto l'occhio su un libro che aveva sul comodino. Attratta dal titolo, ho aperto al suo segno e ho letto queste parole che vorrei condividere con voi. Per l'automobile a livello mondiale è arrivata la resa dei conti. Dobbiamo avere l'onestà intellettuale per riconoscere quello che non funziona e dobbiamo trovare il coraggio per cambiarlo e andare avanti. Dobbiamo essere abbastanza lucidi per renderci conto che non ci sarà data una seconda possibilità. Ma dobbiamo anche pensare che il momento che stiamo vivendo è qualcosa di unico, è un'occasione straordinaria per creare il futuro esattamente come lo vogliamo, per rendere il nostro settore più forte e migliore. Questo era un discorso di Sergio Marchionne, fatto a un'assemblea generale a settembre del 2010. Leggendo queste parole ho pensato che queste parole, che riguardavano un mondo che chiaramente è lontano da noi, potessero però essere calate nella nostra realtà e nella nostra professione. Io credo che possiamo, il titolo di questo libro era Chi comanda è solo. È vero, credo che sia vero, spesso chi comanda è solo, però credo che noi abbiamo la capacità per poter far sentire i nostri comandanti, che sono qua seduti, meno soli. Possiamo ricordarci gli insegnamenti che ci ha
dato e metterli a frutto il nostro amato presidente Giacomo Leopardi, che ci ha sempre insegnato a guardare avanti e non aver paura del futuro. Credo che possiamo indossare il nostro caduceo con orgoglio e riempirlo di valore, e mi riallaccio alle parole del generale Lusi, a non cadere in errori, in deficienze, ma stare molto attenti alla nostra professione per renderla veramente con un valore. E il caduceo è importante, quello che noi tutti i giorni mostriamo al servizio della comunità nei nostri posti di lavoro. Io credo che sia finalmente giunto il momento di dimostrare la nostra capacità di coesione, e credo che da oggi, iniziamo da oggi, qua nella casa di tutti i farmacisti italiani, a fare questo. Usiamo intelligenza per dimostrare che sappiamo costruirci un futuro, il futuro che vogliamo, per fare in modo che la nostra bella e antica professione possa veramente scrivere ancora tante pagine di storia. Buon lavoro a tutti e grazie. Bene, buongiorno a tutti. Chiedo scusa anticipatamente perché sono emozionato, felice e insieme emozionato. Vi devo rendere conto del perché. Felice perché noi ci eravamo posti nel nostro programma, quando ci siamo insediati in Federpharma, l'idea di unire in un unico congresso tutte le componenti della farmacia, FOFI, Federpharma e Utifar. Non ci siamo riusciti noi, però devo ringraziare di cuore Utifar e FOFI, perché ci hanno proposto di partecipare come Federpharma per la prima volta al congresso dei farmacisti italiani. Quindi la farmacia italiana che pro tempore rappresento per la prima volta è presente a quella che è l'assise più importante dei farmacisti italiani, perché raggruppa appunto tutte le componenti della nostra categoria. Al di là della soddisfazione personale di aver raggiunto, pur per tramite di altri, non in prima persona, ma non importa, l'importante sono i risultati, non chi li porta a casa, io ritengo, quindi al di là della soddisfazione personale pur mediata, per me c'è un grande significato di carattere strategico in quest'unione. La farmacia sta indubitabilmente attraversando un grande momento di transizione e di crisi, crisi intesa come momento di passaggio, momento di cambiamento. Io non credo che sia un momento necessariamente brutto, è sicuramente un momento di cambiamento, sul quale chi dirige pro tempore come me la farmacia italiana è chiamato a riflettere su una strategia. Noi abbiamo nel passato fatto battaglie legittime, giuste, di difesa del nostro ruolo, basandolo sulla capillarità, sulla presenza territoriale, sulla nostra capacità logistica di arrivare vicini al cittadino. Ora, secondo me, tutti i cambiamenti che sono successi negli ultimi 10-15 anni ci stanno testimoniando una cosa: la capacità logistica, la prossimità, la tanto famosa capillarità non è più sufficiente a garantire l'insostituibilità della farmacia. Ciò che secondo me è necessario per garantire l'insostituibilità della farmacia è il ruolo professionale del farmacista nella dispensazione del farmaco, ma non il ruolo... ma non il ruolo professionale inteso come persona che fa l'ultimo miglio, perché l'ultimo miglio lo fa tranquillamente, con le dovute accortezze, Amazon al posto nostro, ma perché il farmacista è il professionista che assiste il cittadino nell'utilizzo di un bene importante, fondamentale per la sua salute come il farmaco, e fa in modo che quel cittadino utilizzi quel farmaco meglio, essendo utile anche alla collettività, perché utilizzandolo meglio lo fa risparmiare. Ferma questa mia convinzione, condivisa con il Consiglio di Presidenza, noi non possiamo che essere in qualche modo legati a doppio filo con la Federazione degli Ordini, perché per fare ciò che io ho detto prima, noi dobbiamo avere una professionalità ineccepibile. E ringrazio il generale Lusi per il richiamo che ci ha fatto ad essere
candidi, e questo sarebbe doveroso, ma purtroppo alcune volte in pochi piccoli casi non lo è, ma al di là di questo noi dobbiamo essere irreprensibili dal punto di vista professionale, quindi non possiamo che essere strategicamente alleati di chi lo Stato ha detto, perché non l'ho deciso io, l'ha deciso lo Stato, l'ha deciso il legislatore, essere il garante della nostra professionalità. Quindi è naturale l'alleanza stretta tra la Federfarma e la FOFI. Quindi vi saluto tutti, cari colleghi, gentili colleghe e cari colleghi, dicendovi di partecipare con attenzione, perché questi due giorni che ha confezionato Luigi insieme al Comitato Scientifico sono ricchi di contenuti professionali. Si parlerà, a mio avviso, del nostro futuro professionale, che è indiscutibilmente sicuramente anche il futuro di garanzia, a garanzia economica delle nostre aziende. Quindi ringrazio di cuore per l'opportunità che è stata data alla Federfarma e spero che i lavori che abbiamo messo insieme tutti quanti siano utili per continuare la marcia nella direzione che abbiamo detto. Grazie. Buongiorno a tutti. A nome dell'UTIFA, l'Unione Tecnica Italiana Farmacisti, un saluto e un ringraziamento al generale Lusi e ai suoi ufficiali per essere qui, alle gentili colleghe e ai gentili colleghi. La quinta edizione di Farmacista Più ha un tema dove, oltre alla professione, troviamo due parole, il paziente e l'alleanza interprofessionale. Alleanza interprofessionale che diventa necessaria in un momento di sostenibilità del sistema sanitario nazionale, perché non si può continuare a lavorare per compartimenti stagni, ma dobbiamo trovare il modo di collaborare con i medici, con gli infermieri, per ottenere un sistema di assistenza sul territorio al cittadino, un sistema che sia sostenibile e che dia soprattutto un beneficio al cittadino e faccia trovare delle risorse economiche allo Stato. E il paziente, perché il paziente è la nostra risorsa e noi siamo la risorsa per il paziente. Oggi si dice sempre il paziente al centro di un provvedimento, il cittadino al centro di un provvedimento, scusate. Per la farmacia e per il farmacista, soprattutto, il paziente è stato sempre al centro del suo lavoro. Noi ogni giorno siamo presenti sul territorio 24 ore su 24, l'ha ricordato il generale Lusi, che in ogni momento noi siamo farmacisti e, come dice il mio amico Vittorio Contarina, anche quando mi tolgo il camice io sono farmacista. Questo lo ricordo perché noi siamo farmacisti tutti i giorni. Quando ci presentiamo, che lavoro fa il farmacista? A proposito, c'ho mio figlio e ti dicono una cosa. Questo è essere farmacisti ogni giorno, e noi lo facciamo a prescindere dagli interessi economici, che ne dicano alcuni organi di stampa. Il farmacista, tutte le battaglie che fa, lo fa sempre tenendo il cittadino presente. Anche la battaglia che Federfarma sta facendo di riportare il farmaco in farmacia non è solo per la farmacia, ma è per il cittadino, che a volte deve affrontare percorsi improbi nelle zone rurali, raggiungere un ASL per assumere un farmaco del quale ha bisogno, ed è un cittadino che si trova in una condizione non di benessere, chiaramente, se cerca un farmaco. Quindi giornate di lavoro spese, tutte queste cose che non sto a raccontarvi le sapete meglio di me. Quindi la farmacia è un punto di riferimento del cittadino e crediamo, ci auguriamo che lo Stato, la politica, inizi a tenerlo presente ogni giorno questo qua. Il Presidente Conte nel suo discorso di insegnamento ha ricordato che loro saranno attenti, questo governo sarà attento all'equità dell'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale. Ci auguriamo che questo qua venga ricordato nei provvedimenti del governo e venga ricordato l'esistenza di un farmacista che è uguale dalla Val d'Aosta a Pantelleria. La nostra professione c'è sempre. Oggi siamo qui. 5 anni fa stavamo in una sede un po' decadente, il Palazzo dei Congressi dell'era fascista, poco ammodernato. Oggi siamo in una sede ultra moderna, ultra tecnologica. Ecco, mi auguro che questi 2 giorni di lavoro su un programma che il Comitato Scientifico e chi lo presiede, Luigi D'Ambrosio Lettieri, hanno voluto mettere in piedi,
accompagni questo processo di ammodernamento anche per la nostra professione, che non ha bisogno di eccessivo aggiornamento, di eccessiva formazione. Quasi dice sempre il farmacista si deve formare. Il farmacista è già formato, il farmacista è già professionista del farmaco. Bisogna soltanto ammodernarsi e seguire quali sono i nuovi ruoli che ci auguriamo lo Stato ci chiederà. Noi ci siamo e siamo pronti. Buon lavoro, grazie a tutti. Buongiorno a tutti. A nome del Comitato Scientifico del Congresso, un affettuoso pensiero a questa splendida platea che sin dall'inizio mostra una particolare attenzione per i contenuti, una presenza qualificata, tantissimi presidenti, colleghi in rappresentanza di tutto il territorio nazionale che con interesse e anche con una tensione emotiva, mi pare di cogliere, partecipano da protagonisti a questi due giorni di approfondimenti, di riflessioni e di proposte. Grazie, Comandante Lusi, grazie per essere stato qui con noi, per essere qui con noi oggi e nel tempo, unitamente ad una divisa che è oltre a rappresentare il presidio della legalità e della sicurezza, è una divisa che condivide con la professione, come lei, Comandante, ha affettuosamente considerato un patrimonio di valori. Un patrimonio di valori che sta scritto dentro il motto dei Carabinieri del NAS, Salus Populi Suprema Lex. Ecco, con sfumature differenti e con obiettivi certamente differenti, Salus Populi Suprema Lex è un po' la mission del farmacista ed è la funzione che la farmacia italiana si pone e si propone come presidio sociosanitario assistenziale del territorio. Ed attorno a questo tema che abbiamo voluto costruire 30 convegni con 150 relatori circa di assoluto prestigio che si avvicenderanno nelle riflessioni e negli approfondimenti che dall'alfa all'omega, per così dire, descriveranno un po' lo stato dell'arte, quindi riflessioni, confronti, approfondimenti, risintonizzazioni, potremmo dire, con una realtà e con un mondo che cambia, perché credo che il tema sia soprattutto quello di rimanere sintonizzati con un mondo che cambia con una velocità assolutamente elevatissima, che talvolta rischia di non mantenerci agganciati con un palpito di partecipazione in sintonia con i bisogni del sistema, del pianeta salute e dei cittadini. E quindi ci risintonizziamo con una serie di proposte. Guardate, sia Andrea Mandelli che Cossolo, che Enrica, che Eugenio Leopardi hanno riproposto il tema della funzione della centralità del farmacista. Ci sono circa 20 documenti istituzionali che ieri il Presidente della FOFI ha presentato al Consiglio nazionale. Dico documenti istituzionali e qui mi fa piacere anche salutare l'onorevole Rossana Boldi, vicepresidente della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera, con la quale ci condividiamo da lungo tempo un periodo di impegno, una collaborazione, un'intesa orientata a ristrutturare, a riammodernare la sanità italiana ed in essa anche la farmacia. Ecco, l'utilità dei farmacisti italiani sta soprattutto scritta dentro il cuore della gente che riconosce in questo professionista, come dice Maria Pia Garavaglia, l'amico dotto che è all'angolo della strada e che sempre con grande disponibilità e competenza, con un'antica vocazione al servizio, si ripropone come sacerdote laico nel difficile rapporto di domanda e risposta su temi che sono centrali per la tutela della salute.
il quinto congresso nazionale dei farmacisti italiani vede come partner strutturato accanto a FOFI l'Utifar, ma quest'anno, unitamente alla Fondazione Cannavò, c'è anche Federpharma. Io credo che questo è qualcosa in più che un allargamento del tavolo. Questa è la consegna alla comunità professionale di una volontà e di un impegno, quello di recuperare in modo declinato concretamente quei principi di unità e di sinergie che sono fondamentali per dare risposte più rassicuranti e, perché no, più efficaci e tempestive. Tre premi: il premio in memoria di Giacomo Leopardi, destinato a riconoscere i meriti di giovani talenti che hanno prodotto tesi, ovvero lavori scientifici su argomenti di particolare attualità, che vanno dalla farmacogenomica ai farmaci innovativi. Il premio Grenden, il premio alla innovazione delle idee per l'implementazione dei servizi cognitivi, e poi il premio alla solidarietà che abbiamo intestato a Mino Piccinno e che vuole appunto rendere merito di una delle tante testimonianze di impegno volontaristico che viene svolto dai farmacisti italiani. Due giorni di convegni. Oggi apriremo fra qualche minuto con il convegno sulla cronicità e sull'aderenza alle terapie, tema direi centrale nell'ammodernamento della governance in sanità. Ancora oggi avremo molti altri convegni, ve ne segnalo soprattutto due: quello relativo al compleanno dei 40 anni del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è un compleanno che va ben oltre la celebrazione di una legge che ha fatto più forte e più importante la sanità nel nostro Paese, ma che è diventata cifra distintiva di democrazia sotto i principi della universalità, della solidarietà e della equità. E qui c'è da chiedersi come e quanto questi principi vengano concretamente declinati. Poi il rapporto con tutti gli operatori della sanità, aspetto fondamentale. Non c'è un passo in avanti nell'ammodernamento della governance se non c'è la consapevolezza che da soli non si va lontani. E quindi le sinergie interprofessionali, ed in particolare quelle fra medico, farmacista ed infermiere, soprattutto per dare una risposta più adeguata alla domanda di salute sul territorio, laddove si consuma oltre il 70% delle complessive risorse del Fondo Sanitario Nazionale, e dove la farmacia è chiamata a svolgere una funzione che deve essere meglio codificata, meglio riconosciuta e remunerata, rappresentano un argomento assolutamente centrale che io sono convinto anche nelle aule del Parlamento e attraverso il rinnovato impegno del Governo debba trovare elementi di conferma concreta per dare migliori livelli di qualità, di appropriatezza, di efficacia, di economicità e, se volete, anche di eticità al Servizio Sanitario Nazionale. Domani le due plenarie, quella di FOFI al mattino alle 10 e quella delle 14 con Federpharma, dove si tenterà di trarre un po' le conclusioni e di avanzare le proposte. Ecco, le proposte non sono mai mirabolanti, le proposte vengono fatte, se me lo permettete, con la serietà e la responsabilità che ieri ha raccontato Andrea Mandelli al Consiglio Nazionale e che Federpharma ha messo in campo attraverso il rinnovato impegno nella difficile riscrittura dei perimetri e degli ambiti di movimento e soprattutto delle modalità attraverso le quali
dare una prospettiva alla professione e alla farmacia che deve necessariamente andare oltre la pur fondamentale attività di dispensazione del farmaco, ma che oggi diventa rilevante se alla dispensazione del farmaco aggiungiamo quella quantità di servizi cognitivi che rappresentano la vera sfida per la nostra professione. Questi sono un po' gli asset portanti del nostro quinto congresso. A voi auguro i migliori successi e soprattutto vi auguro di vivere con le dirigenze nazionali e territoriali da protagonisti con passione, con entusiasmo, ma anche con rinnovato senso di responsabilità, la riscrittura di una prospettiva che sono convinto sarà rassicurante e molto gratificante. Auguri a tutti. Accompagniamo con piacere il comandante all'ingresso e sospendiamo per 10 minuti i nostri lavori. Ci rivediamo qui alle 11 con il convegno sulla cronicità e l'aderenza. Quindi appuntamento fra 10 minuti. Grazie. Buongiorno a tutti. È con un po' di emozione che apro i lavori di questa quinta edizione di Farmacista Più. Abbiamo ricevuto i saluti, questo è il primo convegno della manifestazione. Un convegno che, dal titolo Gestione, clinicità e aderenza alla terapia nell'evoluzione della professione farmaceutica, indicatori di processi e di risultati, linee guida. Allora, gestione cronicità e aderenza terapia sono due temi importanti, due parole che ricorrono spesso nei nostri convegni, nelle nostre manifestazioni, sugli articoli di stampa negli ultimi tempi. E allora il Comitato Scientifico di Farmacista Più l'ha voluto affrontare e sviscerare nei minimi particolari. Ringrazio della presenza qui sul palco la dottoressa Paola Pisanti, vado in ordine senza membro della cabina di regia del Ministero della Salute sul piano della cronicità e artefice del piano della cronicità, perché ci ha sempre creduto e l'ha sempre vista come una prospettiva importante. L'onorevole Rossana Boldi, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera. La commissione a cui i farmacisti fanno riferimento sono un pochino emozionato dalla platea e dal... Grazie, il senatore Maurizio Gasparri che conosciamo da tempo e che ci onora la sua presenza, Presidente della Giunta per le autorizzazioni e immunità del Senato, il dottor Nello Martini, direttore del Drugs and Health SRL e nonché ex direttore generale dell'AIFA, altro personaggio che conosce a fondo tutte le strade del farmaco, tutte le problematiche della dispensazione dei farmaci. Il dottor Enrico Desideri, direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, anche lui esperto di cronicità, di aderenza alla terapia e ideatore di un piano ADERE che poi ci illustrerà, e per la categoria il Presidente della Federazione degli Ordini Andrea Mandelli, il Dottor Marco Cossolo, Presidente di Federfarm, Mario Giaccone, tesoriere della Federazione degli Ordini e componente della cabina di regia del Ministero della Salute per il Piano della Crescita, e Gianni Pietrosillo, presidente della Federfarma Bergamo, che porterà la sua esperienza. Finite le presentazioni, ringraziando i partecipanti, a cui vi prego di rivolgere un applauso per la benevolenza che hanno voluto per aver accettato questo invito,
Lascio subito la parola alla dottoressa Pisanti. Aderenza alla terapia e piano della cronicità. Noi abbiamo 24 milioni di cittadini italiani che hanno una malattia cronica, alcuni anche due o tre. La malattia cronica è una malattia che ci accompagna, lo dice il nome stesso, per tutta la vita e alla quale una mancata aderenza alla terapia porta a dei ricoveri, porta a delle spese eccessive. Parliamo in questo momento di sostenibilità del sistema sanitario nazionale, si dice che il sistema sanitario nazionale, e allora quello che noi cerchiamo di capire, che vorremmo che uscisse fuori da questo convegno, è che il bene farmaco non è soltanto, non va visto soltanto sul quanto costa quel farmaco, perché non è solo risparmiando sul prezzo del farmaco che si ottiene la sostenibilità del sistema. La sostenibilità del sistema si ottiene, secondo me, accompagnando quel farmaco verso il cittadino, convincendo e monitorando il cittadino che assuma quel farmaco, che sicuramente lo cura, visti i progressi della scienza, in maniera ottimale, e alla fine evita ricoveri e aggravamenti della sua patologia, quindi riducendo le spese per il Servizio Sanitario Nazionale. Questa è l'ottica, secondo me, in cui dobbiamo vedere questo problema, non nel risparmio immediato, non nel centesimo che costa meno un farmaco, ma in quello che produce in termini di salute e di benessere per il cittadino e in termini di risparmio per lo Stato. Quindi vi ringrazio e lascio parola alla dottoressa Pisanti. Sì, grazie per l'invito. Ho molto apprezzato il titolo Farmacista più. Credo che ognuno di voi si sia chiesto perché quel più, cosa vuol dire? Valore aggiunto è l'idea trasversale del piano della cronicità, creare valore professionale di tutti i professionisti, quelli che già sono inseriti nel percorso di diagnosi e cura e quelli che ancora non sono inseriti del tutto. Con la cronicità in realtà noi abbiamo la necessità di creare un sostegno, una rete di sostegno alla persona a cui è stata fatta la diagnosi di cronicità, ma io direi anche e necessariamente a chi non è ancora malato. Il piano della cronicità parla della persona, non parla nella prima parte di malattia, ma di persona con malattia e non di malattia nella persona. È un concetto che sembra vicino ma si differenzia. Quindi la persona a 360 gradi, persona che convive con la malattia, ma porta con sé alcune variabili determinata dalla situazione socioambientale in cui la persona si trova, la situazione anagrafica, culturale, religiosa, alimentare. Sono tutte quelle cose che poi alterano in bene o in male l'accesso alla terapia e l'aderenza alla terapia. Un po' di anni fa, circa 10-15 anni fa, io sentii Sacconi che parlò della medicina dei servizi in un intervento che a me piacque tantissimo, in un momento in cui la direttiva europea era ancora in fase di scrittura e mettendo in evidenza la indispensabilità che la farmacia dei servizi entrasse nel percorso di prevenzione primaria, prevenzione secondaria e di favorire l'aderenza alle terapie e la persistenza alla terapia. In realtà il piano della cronicità ha ripreso quello che già avevano scritto nella direttiva europea, nei decreti ministeriali, nel patto per la salute. Il patto per la salute 2014-2016 già riprende in maniera molto forte questo concetto, farmacia dei servizi attraverso una formazione e una informazione deve diventare un baluardo polifunzionale per la prevenzione, promozione della salute, prevenzione delle complicanze e aderenza, favorire l'aderenza alla terapia. Aderenza alla terapia intesa come aderenza della persona alle terapie farmacologiche e non farmacologiche, quindi parlo anche di altri tipi di interventi quali quello riabilitativo, stili di vita e
aderenza del professionista alle linee guida e alle indicazioni nazionali e internazionali a cui dobbiamo riferimento. Quindi la formazione è l'elemento trasversale per tutti i professionisti, formazione basata sulla metodologia della comunità di pratica che noi stiamo cercando di portare avanti. La comunità di pratica significa lavorare sugli stessi obiettivi pur provenendo da ruoli professionali diversi, il che ci consente di lavorare insieme sugli stessi percorsi. Nel piano della cronicità c'è uno strumento che noi abbiamo dato proprio per favorire l'integrazione, perché nella cronicità è fondamentale l'integrazione fra i vari setting assistenziali, l'integrazione fra i professionisti, la responsabilizzazione del professionista che entra nel percorso di prevenzione, diagnosi, cura e la responsabilità del paziente e della famiglia nell'aderire alle terapie e alle indicazioni dei professionisti. E quindi in questa per creare questa integrazione c'è bisogno di uno strumento operativo che è il PDTA, percorso diagnostico terapeutico assistenziale, che non è una piccola linea guida. Il PDTA è la contestualizzazione della linea guida nell'ambito della regolamentazione locale, regionale e aziendale. Naturalmente questo PDTA ha delle indicazioni generalizzate, cioè indicazioni cliniche, indicazioni tipo assistenziale, dove posizioniamo il farmaco, dove posizioniamo il professionista, come il percorso clinico si interfaccia col percorso della quotidianità della persona e quindi come questo deve variare, per cui dobbiamo fare un ulteriore passo che si chiama piano di cura personalizzato o piano di cura individualizzato, cioè un piano di cura costruito sul paziente che deve tener conto non solo della condizione clinica ma dei suoi bisogni globali. In questo percorso dalla prevenzione al monitoraggio della qualità dell'assistenza il ruolo delle farmacie è fondamentale. Può diventare proprio l'elemento di amplificazione del messaggio sia nella parte di educazione sanitaria, stili di vita, nella intercettazione di quelli che sono i fattori di rischio del malato che non sa di essere già cronico. C'è già un progetto a cui abbiamo partecipato come Ministero, il Diadei sul diabete, che ha messo in evidenza che su una popolazione ampia il 2.8 con un protocollo validato, il 2.8 della popolazione non sapeva di essere diabetica. Certamente non finisce qui, il percorso da creare è quello dell'invio alla medicina generale o al centro di diabetologia, ma ci vuole anche un ritorno. Ecco, il piano attuativo individuale deve costruire questo rapporto. Questo rapporto è basato sulla comunicazione, ma non basta. È importante che ci sia un sistema informativo che in qualche modo riesca a collegare tutti i dati per fare in modo che il paziente venga seguito. L'altra funzione che può avere la farmacia è sicuramente promuovere l'aderenza alle terapie. Terapie farmacologiche e non farmacologiche con degli strumenti che devono essere poi individuati volta per volta, ma l'elemento fondamentale è avere un protocollo condiviso di responsabilità. Un protocollo condiviso dove dobbiamo inserire anche gli indicatori di processo, gli indicatori di esito, gli indicatori di rapporto fra processo e esito e soprattutto a partire dalla stratificazione del target di popolazione su cui andiamo a lavorare. Il soggetto diabetico non è uguale a un'altra persona con diabete. La stratificazione della popolazione in base al tipo di diabete ci consente anche di capire quali possono essere le eventuali complicanze che a quel tipo di diabete sappiamo che sono più prevalenti, quindi il tipo di farmaco, il tipo di intervento, il tipo di prestazione. Nel piano della cronicità, e qui cerco di finire, abbiamo dato
alle regioni degli obiettivi specifici per il ruolo delle farmacie. Vogliamo ottenere il coinvolgimento della farmacia attraverso la formazione anche monitorata, accreditata, valutata nel percorso di cura, percorso di prevenzione, diagnosi e cura, attraverso quegli strumenti che poi man mano potranno essere utilizzati. E quindi gli obiettivi, quello che ci aspettiamo sono due cose: la sperimentazione di progettualità in cui la farmacia e il farmacista entrano come attori alla parità degli altri attori del sistema. E qua forse appunto questo è scritto in maniera molto chiara nel piano. E l'altro obiettivo che ci siamo posti è quello di promuovere una formazione non settoriale, ma una formazione interdisciplinare in cui dobbiamo trovare lo specialista, le cure primarie, la farmacia, cioè entrare a far parte di quel sistema in cui anche la formazione comincia a formare proprio tutti gli attori del percorso diagnostico-assistenziale. Quindi la formazione è l'elemento trasversale. Naturalmente ci aspettiamo e monitoreremo attraverso la cabina di regia che è stata istituita abbastanza recentemente. In questo momento 3 survey abbiamo completato. Uno riguarda la stratificazione della popolazione. Senza la stratificazione della popolazione generale o senza la stratificazione della popolazione per patologia specifica non è possibile fare una programmazione sui bisogni locali, per cui io devo organizzare i servizi in una certa maniera. La seconda è valutare l'integrazione ospedale-territorio, e in questa integrazione teniamo presente che ci sono delle realtà nuove che si sono venute a costituire. Una sono gli ospedali di comunità, che sono intermediari per alcune condizioni di persone che usciranno dall'ospedale, che non troveranno a livello territoriale una risposta, che invece dovranno trovare nell'ospedale comunità. C'è l'ambulatorio infermieristico, ci sono le AFT delle cure primarie, ci sono le unità di cure complesse primarie che hanno nelle casse della salute un loro confronto. Ecco, in tutto questo sistema nuovo i presidi territoriali devono avere e avranno una funzione forte, per cui noi appunto seguiremo con attenzione l'applicazione e la scrittura dei PDTA. Io mi aspetto che nei PDTA venga fuori a un certo punto, sia nella prevenzione della primaria che secondaria, anche la figura del professionista farmacista. Grazie. Grazie dottoressa Pisanti per il quadro che ci ha fatto della progettualità sul piano della cronicità. Mi sono dimenticato due cose nell'introduzione, una che è facilmente intuibile, che vedete sullo schermo, quel numero 342-161-7379, e per eventuali domande o messaggi da rivolgere ai partecipanti a questo convegno, che potete fare sia dalla platea e sia possono essere inviati anche da casa, perché, e saluto qui i colleghi che ci stanno vedendo sul canale live di Federpharma Channel, questa tavola rotonda va in diretta, quindi anche i colleghi che non sono potuti intervenire a Farmacista Più possono vederla dal loro posto di lavoro o da casa. A questo proposito, dottoressa Pisanti, dalla platea ci arriva una domanda: le regioni come vedono questa introduzione della farmacia? Questo è un piano nazionale della cronicità, ma poi che va declinato regionalmente. Come viene visto questo percorso della farmacia? Ma allora, attualmente 7 regioni italiane hanno formalmente recepito il piano. Una regione, la regione Piemonte, attraverso il lavoro della comunità di pratica, in cui ci sono anche i farmacisti, sta poi arrivando anche al recepimento formale. Se noi leggiamo all'interno di queste 7 regioni, noi vediamo che questa idea della valorizzazione delle professioni, valorizzazione del territorio, ruolo delle farmacie,
punto diabete, che è un'idea per esempio che a cui ho lavorato circa 10 anni fa, un progetto sul punto diabete nelle farmacie, sia a livello di prevenzione che altro. Per cui, poiché noi monitoreremo anche questo obiettivo, man mano noi cercherò di aggiornarvi anche su quello che le regioni formalmente faranno su questo aspetto. Perché già sentivo ieri un progetto per quanto riguarda la Toscana, c'è stato presentato a Firenze, che proprio è uno studio che mette in rapporto in maniera molto stretta, con un percorso ben definito, la farmacia, il paziente e la medicina generale, con un'andata e ritorno. Cioè viene fatta la diagnosi alla persona con diabete, quindi una diagnosi clinica certificata, viene inviato il paziente alla farmacia e quindi il farmacista ha questa diagnosi. Naturalmente il farmacista, attraverso anche il corso di formazione, di preparazione, deve essere anche poi preparato a seguire queste cose, ma dovrà farlo insieme agli altri, e seguirà il paziente per due aspetti. Uno è quello dell'aderenza alla terapia, e poi della persistenza all'aderenza alla terapia, e poi anche individuare attraverso l'occhio del farmacista, che ha un occhio clinico, perché io vedo che negli anni in realtà tanti consigli, tante indicazioni le persone le hanno nella farmacia, soprattutto quelli di una certa età che non vanno mai dalla medicina generale. C'è una fascia di persone dai 40 ai 60 che vanno molto poco alla medicina generale, inviano di solito la moglie per prescrivere i farmaci. Ho fatto il medico di medicina generale per 21 anni, quindi la maggior parte erano le donne che venivano, persone che non vanno. Queste sono invece le persone che molto facilmente possiamo individuare dei fattori di rischio. Bene, in questo progetto, che mi sembra quindi proprio esplicativo di quello che abbiamo detto, si vede la volontà delle regioni e delle persone di andare in questa direzione. Grazie dottoressa Pisanti. Abbiamo tracciato un quadro di quello che è il piano della cronicità, del ruolo della farmacia, dell'importanza che è il ruolo della farmacia come amplificatore e come intercettatore di eventuali patologie. Quindi è un processo che sulla carta, diciamo, è semplice. C'è una individuazione, una formazione interprofessionale, questo è importante, questa collaborazione tra le categorie per gestire il paziente, e poi una sperimentazione, vedere come prosegue l'assistenza al cittadino. Onorevole Boldi, ti ringrazio di essere qui e che ci ha preannunciato e ci saluterà presto per un altro impegno. Allora le do subito la parola. In questo percorso, dove la farmacia, noi vogliamo che sia centrale, il farmacista, la figura del farmacista sia centrale, il Parlamento, dal suo punto di vista, ci darà porte aperte per un proseguimento di questo ammodernamento della nostra professione? Grazie, ma intanto lasciatemi un attimo ringraziare per questo invito e salutare Andrea Mandelli, mio attuale collega, e Luigi D'Ambrosio Lettieri, col quale abbiamo molto lavorato in precedenti legislature, per avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda. E poi lasciatemi dire che sono molto lieta di parlare in un luogo che voi stessi avete definito nella presentazione di questo congresso la casa dei farmacisti italiani, perché credo che la FOFI sia la casa di tutti i farmacisti, ma proprio tutti, i proprietari di farmacia, quelli che lavorano all'interno delle aziende sanitarie o nel pubblico, quelli che lavorano nelle parafarmacie, quelli che lavorano nella produzione del farmaco. E allora, parlare di cronicità e di piano nazionale della cronicità dopo che ha parlato la dottoressa Pisanti veramente diventa una cosa complicata. Allora vedremo di aggiungere qualche cosa. Allora rispondo subito alla prima domanda che mi ha fatto il dottor Leopardi: ma il Parlamento, e credo che l'abbia già dimostrato in precedenti situazioni, è sicuramente
aperto e prontissimo a collaborare con i farmacisti, ma con tutte le figure che entrano e lavorano per rendere la sanità italiana sempre migliore, sempre più solidale, sempre più efficace, sempre più efficiente. Il Parlamento non solo, il Parlamento vuole, almeno io credo che quasi tutti la pensino come me, che il vostro settore, che è stato oggettivamente non mi piace dire vittima, perché in realtà non siete stati vittime, però è stato oggetto in relativamente pochi anni di una grande quantità di riforma, di processi di riforma, ai quali in qualche modo avete partecipato. Ecco, se devo fare, lo facevo addirittura prima che arrivassero le lenzuolate di Bersani, lo ripeto adesso, io vorrei, mi piacerebbe che oltre che voi foste sempre compattamente portatori di proposte, di riforme della vostra professione che vadano nel senso che voi volete e nel senso che ritenete sia migliore per far funzionare il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi non soltanto percettori, recettori delle riforme, ma protagonisti nel senso di fare voi delle proposte. E detto questo, non voglio ripetere quello che ha già detto la dottoressa Pisanti. Sappiamo che, ecco, forse in tutte le cose ne ha un po' accennato sul finire del suo intervento. Io credo che l'assistenza ai malati cronici in tutti i paesi occidentali non possa prescindere dalla collaborazione tra tutte le figure che sono state citate, e poi io ne cito un'altra, che è la figura del caregiver e soprattutto il caregiver familiare. Cioè, in tutto questo panorama di collaborazione per far sì che il malato sia rispettoso, che ci sia un'attinenza alle terapie, eccetera, 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 io aggiungerei che è centrale la figura di coloro, e sono soprattutto donne, che assistono i malati cronici a casa o perché non hanno la possibilità, perché sono troppo costose, è troppo costoso istituzionalizzarli, o per scelta, ma che comunque spesso sono magari quelle donne, è stato detto, che vanno loro dal medico a farsi fare la prescrizione. Ma non sempre, perché il malato non ha voglia di andare lui dal medico a farsi fare la prescrizione, ma perché delle volte non è in grado, ci sono patologie per le quali se non avessimo queste figure noi non potremmo sostenere il welfare per i malati cronici. E io credo che queste figure vadano assolutamente valorizzate. Vi posso dire che ci sono numerosi progetti di legge che verranno a breve incardinati, non sappiamo ancora se partiranno da Camera o Senato, su questa materia. Dicevamo, il comparto farmaceutico è stato oggetto di una molteplicità di riforme. Ecco, io mi fermerei su due, su una che credo debba essere, bisogna avere il coraggio di portare fino in fondo, e cioè quella della farmacia dei servizi, che a un certo punto si è bloccata. Quando parliamo di farmacia dei servizi, io ho sempre inteso non solo servizi tecnologici, ma una farmacia all'interno della quale, tolte le figure, diciamo, con capacità prescrittiva, potessero entrare e collaborare tutte quelle figure sanitarie che rappresentano ormai un fattore indispensabile per il benessere del paziente. Quindi credo che su quello si possa andare avanti e lavorare assolutamente. Questo perché, se vogliamo, come pare che si voglia,
togliere i ricoveri impropri e fare in modo che le strutture ospedaliere siano quelle che provvedono alla cura delle acuzie e lasciare invece ai territori, ai servizi territoriali la gestione dei malati cronici come è giusto che sia, quello secondo me è un passaggio assolutamente indispensabile. E naturalmente nella gestione dei malati cronici il farmacista ha, insieme ad altri naturalmente, in collaborazione ad altri, ma ha un ruolo centrale. Intanto per quello che rappresenta da sempre la figura del farmacista, per l'empatia, per la compliance, per la complicità, per la fiducia che ogni paziente ha con il farmacista, ed è impagabile, è un tipo di rapporto che se si interrompe è un disastro per quello che riguarda le cure. Quindi questo secondo me è un fatto fondamentale. E poi perché anche dal punto di vista della sostenibilità economica, secondo me un tipo di welfare e assistenza diffusa sul territorio dove c'è la complicità, la collaborazione di tutte le figure sanitarie, il medico di medicina generale, il farmacista, la famiglia stessa, tutti gli infermieri che non vanno assolutamente trascurati, ecco, allora diciamo che noi possiamo anche pensare economicamente di sostenere questo welfare, se no credo che non ci siano speranze. Il farmacista in fondo, e lo dico spesso quando parlo con i miei colleghi, è anche quello che aiuta a tenere la spesa farmaceutica territoriale entro limiti tollerabili, collaborando all'appropriatezza della prescrizione. E quindi voglio dire, voi dovete essere centrali e protagonisti su questo. E, ci sarebbero tante cose da dire sulla vostra professione, sulle difficoltà che sta attraversando. Oggi qui stiamo parlando di gestione della cronicità, ma ci saranno altre occasioni in cui parlare anche del percorso di studi, del fatto che sta diventando un po' più difficile per chi fa farmacia o per chi frequenta chimica e tecnologia farmaceutica trovare immediatamente sbocchi lavorativi, di come, ripeto, non andando avanti nella farmacia dei servizi come era stata pensata e come è stata pensata a livello europeo ci sia stato qualche problema. E, dico un'ultima cosa che apparentemente non c'entra con la gestione della cronicità, ma che invece secondo me c'entra con la gestione della cronicità. Io so, perché lo sento dire dal presidente Mandelli, lo leggo in vostri scritti, che non vi è piaciuta per niente l'ultima legge sulla concorrenza e i mercati. E non è piaciuta nemmeno a me personalmente, perché penso che sia una legge profondamente sbagliata, non solo, ma tornando a questo sistema che noi ci immaginiamo di gestione del paziente, io credo che l'ingresso delle società di capitali, che tenderanno a privilegiare sicuramente il profitto, il guadagno, il mercato, a quella che invece è la mission, che da sempre è stata la missione del farmacista, renderà questo molto più difficile arrivare a quella situazione di governance del sistema della cronicità, che è quella che noi tutti invece ci auguriamo e ci aspettiamo. Personalmente io credo che ci si potrebbe anche ripensare. E, non so se voi siete d'accordo, però o quantomeno cercare di governare questa situazione, di limitare i danni,
di pensare che in fondo il sistema in Italia ha sempre, è sempre riuscito ad arginare la contraffazione dei farmaci, l'inappropriatezza, l'infiltrazione di capitali che delle volte non sono proprio capitali pulitissimi, e questo grazie a questo sistema considerato da molti un po' vecchio. Ecco, io penso che si può svecchiare il sistema senza però buttare via il bambino con l'acqua calda. Grazie. Mi scuso, ma come detto precedentemente, purtroppo vi devo lasciare. Grazie ancora. Grazie. Bene, ringraziamo l'onorevole Boldi per il suo intervento, per la sua apertura. Ci auguriamo che l'onorevole Boldi, nella sua premessa, ha detto che il farmacista è stato interessato da tanti provvedimenti. Ecco, nessuno di questi provvedimenti ha portato un beneficio alla farmacia, all'azienda farmacia. Però la farmacia ha continuato a fare la sua attività, il farmacista ha continuato a fare la sua professione. Mi auguro che ci raggiunga l'onorevole Garavaglia per porgli questa suggestione, perché diciamo che la farmacia ha continuato a fare la sua attività, la farmacia è uno dei pochi comparti che non ha licenziato in questo momento di crisi, quindi ha continuato a fare quella che l'onorevole Boldi ha chiamato la sua missione sulle proprie spalle. A questo punto credo che lo Stato debba porsi un quesito: nel coinvolgere la farmacia bisogna anche riconoscere il giusto compenso alla farmacia per tutta questa attività che ha fatto gratuitamente in questi anni e che non può continuare a fare gratuitamente. Ecco, ripeto, mi auguro che l'onorevole Garavaglia ci raggiunga, perché è competente in materia. E, a parte ecco, questa parentesi, volevo, dopo l'onorevole Boldi, dare la parola al senatore Gasparri per così sentire se questa porta è aperta nel Parlamento, diciamo, da parte sua. Lo conosco personalmente, ci sono sempre state, ecco, però una voce così alla platea in maniera aperta. Grazie. Grazie a tutti, grazie per l'invito da parte della Federazione degli Ordini dei Farmacisti. Il saluto ovviamente al Presidente Mandelli, al Vicepresidente D'Ambrosio Lettieri, agli amici di Roma con Contarina, alla Federfarma che qui presente con il Presidente Consolo, a Leopardi, a tante persone con le quali il confronto è frequente, abituale e concreto. Io non sono un tecnico del settore, quindi non mi tratterrò sugli aspetti specifici, diciamo, che state affrontando in questa bellissima iniziativa di cui ho visto nei giorni scorsi il programma ampio, articolato, ricco di apporti. Però sono un tecnico della politica, nel senso che, come dire, conosco gli argomenti e prendo posizioni e cerco di farle valere laddove i numeri e le circostanze di una vita politica così variabile come quella italiana, con governi tecnici, governi bicolori, governi di varia natura. Anche noi siamo stati al governo, ma non sempre, perché a volte dicono quelli hanno governato 20 anni, magari non è così, c'è stata grande alternanza, che è un bene per la democrazia, e spesso anche un po' di confusione, che, come dire, è un difetto della democrazia. Ora siamo in una fase ibrida, se così si può dire, e la collega Boldi, che conosco da molti anni perché insomma ha partecipato alla vita politica e parlamentare in varie fasi, anche oggi è protagonista, ecco, andata via, ma glielo dirò per telefono. Io mi auguro, vedete, io questo governo, io sono l'opposizione del governo, tuttavia, essendoci al governo parte di persone che con noi hanno redatto programmi politici elettorali, io mi auguro che prevalga la parte positiva in questo governo bicolore, non quella negativa. Per cui, poiché noi sulle questioni anche riguardanti l'ingresso di capitali, l'attacco alla professionalità, alla farmacia, abbiamo trovato condivisioni nel passato, credo che la Lega, essendo parte del governo importante, le cose che ha detto la Boldi le facciano. Se le faranno, noi saremo in Parlamento in prima linea a riscrivere quelle norme sbagliate sui capitali e sull'attacco alle farmacie, perché il problema è di rivedere le norme e non soltanto limitarsi a dirlo. Quella fase è stata una fase, ahimè, difficile e dolorosa, che partì
diciamo anni fa, le lenzuolate e gli attacchi vari, poi è proseguita anche nelle legislature più recenti, e noi abbiamo in condizioni di svantaggio e di minoranza, questo va detto, agito per la riduzione del danno, per usare un termine insomma che spesso si usa in altri campi. E però è ovvio che non va bene, perché col discorso del tetto al 20% non si elimina il rischio che pochi gruppi possano controllare tutti, e questo attenta alla professionalità di tutti i farmacisti, sia i titolari di farmacie sia quelli che operano nelle parafarmacie, visto che gli ordini poi tutti associano. Spesso ci sono state discussioni anche sui vari modi di agire nel settore, le competenze, i ruoli, la fascia C, le cose che insomma, abbiamo discusso anche nel Parlamento. Io spesso anche lì ho preso delle posizioni che casomai non tutti possono avere condiviso, per difendere anche in quel caso alcune, diciamo, livelli di professionalità e anche la farmacia come primo presidio sanitario, come ci avete insegnato in tante occasioni, come è vero, come l'esperienza quotidiana ci insegna, come anche occasione per combattere sprechi, contenere spese inutili, avere il primo consiglio, insomma, almeno quando non ci sono situazioni più gravi che impongono ovviamente altri tipi di approcci. Io quindi sono qui non solo per ricambiare l'invito, ma per ribadire quella che è un'alleanza di natura culturale, perché io personalmente difendo nel Parlamento una serie di professioni e di competenze perché le ritengo essenziali per un ordinato vivere sociale. Questo è il problema, e oggi vedo invece stravolto pericolosamente, perché se da un lato c'è una parte di governo che, avendo con noi lavorato, collaborato anche sui territori, governiamo regioni e comuni, mi auguro faccia valere questi principi anche all'interno del governo, e dall'altro lato vedo l'improvvisazione totale anche ai massimi livelli di governo, insomma, no? E quindi questo mi preoccupa molto, perché se il principio è lo stesso che nello scegliere ministro e sottosegretario si dovesse applicare nell'organizzazione della società, è ovvio che anche le competenze professionali, il ruolo della farmacia, il ruolo dei farmacisti può rischiare grosso. Io mi auguro che questo non avvenga, però abbiamo insomma da continuare un lavoro che abbiamo sempre condotto con alti e bassi, con momenti di pericolo in cui voi siete stati costretti, lo ricordo ancora, insomma, era ancora fine degli anni 90, quando siete stati costretti a scendere in piazza in giornate anche calde con i camici bianchi, una realtà di professionisti insomma che preferisce stare a vigilare sulla salute delle persone e nell'esercizio delle proprie attività e non a fare i cortei, ma c'è stata la necessità di fare cortei, anche perché vedete, e qui arrivo rapidamente alla conclusione, io appartengo a Forza Italia, che è un partito come dire, che si rifà a principi liberali, e quando a volte si è detto anche a noi: ma come, voi che siete dei liberali contestate dei principi di liberalizzazione? Noi riteniamo che una società liberale debba fondarsi su una concorrenza leale e su un rispetto di competenze, non che tutti fanno tutto ovunque, e quindi noi riteniamo che non ci sia nessuna contraddizione nel difendere delle competenze, e quindi perciò fronteggiamo delle offensive che riteniamo demagogiche. Oggi c'è ancora da lavorare, soprattutto su quel tema dei capitali, il tetto del 20%, il rischio che pochi possano controllare il lavoro di tutti e poi renderlo massificato, renderlo una cosa diversa che il ruolo del farmacista ha nell'immaginario collettivo, nella realtà sociale, nella percezione di tutti noi. Io credo che su questo si debba lavorare. È una legislatura questa che si è aperta con un po' di ritardo, perché non si sapeva chi dovesse governare, con qualche confusione. È una fase anche quella di questi giorni in cui i numeri non contano più, ecco, qua ci sono farmacisti che insomma i dosaggi sono fondamentali, insomma, ecco. E noi, io ho visto anche adesso, io in questi giorni mi sto divertendo con la storia del reddito di cittadinanza e dimostrando con una capacità da terza elementare che se sono 10 miliardi, tolto un miliardo che va agli uffici di collocamento, oggi si chiamano diversamente, ma uso questo termine, gli uffici per l'impiego, insomma, che però sono rimasti più o meno inefficienti con gli uffici di collocamento, un miliardo per farli funzionare meglio, perché dovrebbero proporre le alternative di lavoro a chi, avendo il reddito di cittadinanza, se rifiuta poi tre offerte perde il diritto. Ora restano da 10 miliardi, uno per questi uffici, 9 miliardi, 780 euro al mese del reddito di cittadinanza moltiplicato 12 mesi, non credo che sia stato fatto un intervento di riforma del calendario gregoriano, adesso anche dell'ora legale si discute in Europa, che ognuno può fare quello che vuole, ma sul calendario dei 12 mesi non ho notizie. 780 per 12 fa 9.360, arrotondiamo 9.000,
prendete i 9 miliardi a disposizione per il reddito di cittadinanza, lo dividete in 9.000, è facilissimo, perché basta levare 3 zeri, 9 e 9 fa 1, e quindi viene fuori 1 milione di posizioni, che non è poco, ma io tutti i giorni sento in televisione 6 milioni e mezzo di persone. Poi, siccome dice, ma ad alcuni gliene diamo un po' meno il dosaggio se c'hai la casa, raddoppiamo il milione, 2 milioni, non sono 6 milioni e mezzo. E io sono preoccupato dall'approssimazione che vedo, al di là del merito delle cose. Quindi anche ieri c'è stata una discussione, perché sull'IVA 1 miliardo e mezzo dovrebbe essere la destinazione per la flat tax sulle partite IVA, però poi il primo anno sono 600 milioni di euro, che sono poco più di un terzo. Ho sentito dire altissimi esponenti di governo, è questione di punti di vista, cioè io se vedo la sala da qui la vedo in un modo, se uno la vede da lì la vede in un altro, ma i soldi sono soldi. Quindi vi segnalo, voi che siete persone, come dire, influenti, perché siete dei professionisti, persone che parlate con i cittadini quanto e più di noi, anche con un approccio più credibile, perché verso il politico c'è diffidenza, che c'è in corso una rivoluzione della matematica, e non vorrei che poi questa fosse applicata pure, no, non l'applicate alla farmacia, che io, insomma, i dosaggi devono essere quelli, se no uno mette un po' di qua, un po' di là, poi dipende dai punti di vista, se la farmacia c'ha l'aria condizionata, se non ce l'ha il farmaco si può fare dire, non è così. Allora, ecco, noi difenderemo i numeri, insomma, che sono una cosa importante, e le competenze e le professionalità, perché sono scelte conseguenti. Poi da questo deriva tutte le tematiche che abbiamo affrontato in questi anni. Io, come volontario aggregato al mondo della farmacia, sono sempre stato in prima linea e continuerò ad esserlo, anche perché, ripeto, quelle finte liberalizzazioni, quelle aggressioni di natura finanziaria sono il contrario di una sana idea liberale della società, che prevede anche la competenza delle professioni. Voi la rappresentate, noi cercheremo, come abbiamo fatto in questi anni, ripeto, a volte con risultati migliori, a volte i numeri, eppure nei parlamenti si vota, e quindi i numeri lì non è che sono presunti, poi si contano. Contiamo di avere buoni numeri per far valere le vostre buone ragioni. Grazie per il vostro invito. Grazie senatore Gasparri, ci auguriamo che i temi che riguardano la salute dei cittadini vengano affrontati con la giusta serietà, la giusta competenza e i giusti numeri. E volevo chiamare in causa il dottor Nello Martini, come ho detto ex direttore generale dell'AIFA, per chiedere il suo punto di vista. Allora, nell'82 è iniziata una rivoluzione, chiamiamola farmacologica, si è passati dal farmaco chimico in grande percentuale al farmaco biochimico, al farmaco biologico, al farmaco innovativo. Questo non è soltanto un processo di evoluzione culturale farmacologica, ma è stato anche un cambiamento di modalità prescrittive, di modalità di accesso al farmaco. Ecco, secondo lei, secondo i suoi studi, quanto questo ha portato discapito all'aderenza alla terapia e quanto potrebbe essere un miglioramento il ritorno del farmaco in farmacia, quanto potrebbe essere un miglioramento per anche la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale? Allora, grazie. Ma oggi devo dire che sia dal punto di vista politico-istituzionale che dal punto di vista tecnico è stato disegnato, diciamo, una nuova prospettiva delle farmacie integrata con il team di cura nell'ambito della cronicità. E su questo mi sembra che, dopo, io seguo questo dibattito ormai da alcuni anni, mi ricordo farmacista più nel 2017, a marzo. Sì? Sì, bene. Però volevo fare una riflessione, cioè capire come mai oggi siamo arrivati a definire una sorta di horizon diverso della farmacia integrata con gli altri operatori nell'ambito della cronicità lungo la storia della farmacia. Perché se non si coglie questo è difficile poi implementare i processi di cambiamento. Mi spiego meglio. Per un lungo periodo, nell'ambito della convenzione, voi conoscete bene la storia della farmacia, la farmacia era al centro del percorso assistenziale. Era, come dire, la struttura garante dell'assistenza farmaceutica, perché
Eravamo nel cosiddetto modello chimico, cioè tutti i farmaci sostanzialmente, fatto 100, la spesa per il Servizio Sanitario Nazionale in termini farmaceutica, l'80% veniva distribuito dalle farmacie, la cosiddetta farmacia retail, con un brutto termine inglese. Di conseguenza tutte le patologie, dal diabete alle dismetaboliche, al cardiovascolare, all'artrite reumatoide, avevano nella farmacia il punto di riferimento che garantiva l'inizio, il proseguimento, la continuità assistenziale. Complessivamente rimaneva fuori quel 20% che erano l'impiego dei farmaci nell'ambito del ricovero per, diciamo, una situazione acuta in regime di ricovero e cura. Questo è stato per decenni e decenni, come dire, la matrice professionale e culturale, il riferimento anche dal punto di vista della percezione sociale della farmacia. E quindi il cittadino andava in farmacia sicuro che trovava il presidio che lo garantiva per tutti gli aspetti di cura, di prevenzione. E l'ospedale era esclusivamente, diciamo, un luogo per affrontare i problemi acuti, ma, diciamo, la cronicità era tutta controllata ed aveva un gestore ed un garante che si chiamava farmacia. Su questo è nata la convenzione farmaceutica tanti anni fa, però c'è stato un momento che la farmacia forse non ha capito, peraltro devo dire anche a livello politico istituzionale non è stato così chiaro, perché i processi di cambiamento a volte hanno un effetto, come si dice, disruption, cioè rompono e non è facile poi capire e ricostruire. Improvvisamente è cambiato proprio il mondo, perché l'approccio alla ricerca, sviluppo e la definizione di nuovi farmaci non è stato più il farmaco chimico, quello del laboratorio, ma il modello biotecnologico, che è completamente diverso. Farmaci ad altissimo costo e a bassa prevalenza. Se, ovviamente, ad altissimo costo, bassa prevalenza e che hanno necessità di una diagnosi differenziale, di un follow-up molto specialistico, che cosa è successo? Questi farmaci sono usciti dalla farmacia, anzi non sono mai entrati, e sono diventati appannaggio della struttura pubblica. Per dirla in termini concreti oggi, e così parliamo di cose concrete e capiamo, noi abbiamo che nell'assistenza farmaceutica il 50%, anzi meno, il 40% viene gestito dalle farmacie, si chiama convenzionata, ma il 60% dei farmaci viene gestito direttamente dalla struttura pubblica, si chiamano acquisti diretti o farmaceutica ospedaliera. Vi do la decodificazione professionale sociale di questo, che è molto importante. Io stesso, in maniera un po' cruda, qualche anno fa ho parlato di una progressiva marginalità professionale e anche sociale della farmacia, perché oggi un paziente diabetico che va in farmacia ha la possibilità di avere accesso alla metformina e a farmaci generici, ma poi se ha, diciamo, un aggravamento della sua patologia, non ha più una stabilità dell'emoglobina o della glicemia, deve prendere delle glifosine, deve prendere dei DP4, e a questo punto non li trova più in farmacia, ma nei centri antidiabetici, quindi esce dalla farmacia. È evidente che si forma un cortocircuito nel paziente e dice: ma allora, io ho una patologia cronica, per farmaci, diciamo così, tra virgolette, consolidati, si potrebbe usare anche altri termini, consolidati, farmaci generici, cioè che ormai sono sul mercato da tanti anni, vado dal mio farmacista, ma se ho necessità di un farmaco innovativo lascio la farmacia. Quindi la farmacia non mi garantisce più, come 30 anni fa, per l'intero ciclo di cura, ma solo per la parte, e probabilmente anche per la parte meno impegnativa. Questo ha creato, poi con tutto il dibattito sulla distribuzione diretta, non distribuzione diretta, ma ha reso marginale il ruolo della farmacia. Probabilmente la farmacia non ha fatto
una riflessione profonda. C'è stato un grande impegno che qui è stato anche evocato di difesa della fascia C, di difesa anche di questioni assolutamente rilevanti, ma la percezione di un cambiamento strutturale che cambiava la professione e che doveva ridefinire il ruolo, questo non c'è stato. Oggi progressivamente c'è una riflessione invece per riportare la farmacia come era un tempo all'interno del processo di cura, con una differenza, e vengo quindi al tema specifico. Se il farmacista, nell'ambito di un processo di cambiamento, che è quello, diciamo, del modello biotecnologico e della genomica da un lato, e però dall'altro lato della necessità definita dal punto di vista, diciamo, dei cambiamenti, dei parametri epidemiologici, dell'aspettativa di vita, della vecchiaia, eccetera, e quindi della cronicità e della comorbidità, nessuno è in grado di gestire singolarmente il processo. Non lo può fare il singolo medico, non lo può fare il farmacista. Quindi l'ipotesi che ha detto Paola Pisanti, che ormai da qualche anno si continua a ripetere e declinare a livello nazionale e regionale, è quello dell'equipe di cura. Quindi la prospettiva professionale del farmacista è quella di entrare all'interno di un team multidisciplinare per farsi carico, come era nel modello, diciamo, di 30 anni fa della convenzione, della cura complessiva, e quindi non distribuire solo ed esclusivamente farmaci generici a basso costo, ma modificando anche la modalità retributiva della farmacia, ovviamente non più sulla percentuale, sul prezzo. Qui parliamo di farmaci che costano 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, quindi quello schema che andava bene nell'ambito della prima convenzione, ancorché regressiva, non può essere applicato ovviamente per il riconoscimento della professionalità. Quindi la professione del farmacista, senza che ne determini un discapito dal punto di vista economico, lo voglio dire questo, perché altrimenti sarebbe una presa in giro, ma cambio il ruolo, gli do una professionalità maggiore, lo pago per la sua professionalità, indipendente dal costo della scatoletta che con cui fa distribuzione. Possiamo anche distinguere, diciamo, una parte. Questo passaggio che sgancia la farmacia dal prezzo, che è un ragionamento che appartiene a chi produce ma non a chi dà un servizio, è il passaggio fondamentale su cui si innesta la cronicità e la farmacia dei servizi. A mio modo di vedere, siamo di fronte ad una scelta storicamente impegnativa per la farmacia, ed essendo un cambiamento che è culturale e strutturale, è particolarmente difficile. Quindi serve una grande forza di chi rappresenta la categoria a livello professionale di avere un piano strategico di cambiamento, non pensando che sia la politica che gli apre le prospettive future. Storicamente succede che la politica, come dire, qualche volta, il più delle volte, prende atto di un processo di cambiamento che sia coerente con le salvaguardie in tema di salute. Quindi la farmacia oggi deve giocare, diciamo, questa nuova sfida. Ma perché, secondo me, non è, come dire, un interesse solo della farmacia, della politica, ma in definitiva della salute? Faccio un esempio concreto, tanto per capirci. La farmacia, ed è stato detto, è stata storicamente riconosciuta come un punto di riferimento essenziale per prevenzione e cura dei pazienti. In un rapporto paziente-farmacia che costituiva un asse fondamentale della tenuta anche del welfare e della tenuta sociale, perché se viene a crearsi un problema nell'ambito della salute, evidentemente si crea anche un problema di tipo sociale, cioè il welfare è un elemento di grande garanzia della unione sociale del paese. Questa prospettiva, diciamo, di entrare, secondo me, e io chiederei molto a chi rappresenta la professione, gli ordini e tutto il mondo della farmacia,
di avere il coraggio di fare in maniera graduale questa scelta, soprattutto per i giovani. La FOFI, Federpharma devono restituire ai giovani farmacisti un horizon, landscape diverso, nuovo, pieno di professionalità, secondo me, magari poco realizzabile nell'immediato per chi ha un lungo corso, ma nuovo, forte, estremamente impegnativo. Vi do due dati e concludo. Noi abbiamo condotto uno studio come Fondazione Ricerca e Salute. Abbiamo preso, me lo sono anche segnato, 6 patologie croniche. Di queste 6 patologie, diabete, osteoporosi, fibrillazione atriale, dislipidemie, ipertensione, abbiamo fatto un modello per vedere se la farmacia, nell'ambito delle reti cliniche integrate e strutturate, portasse ad ottimizzazione l'aderenza alla terapia, che oggi non è superiore al 50%. Il farmacista, voglio dire, è un punto chiave di questo processo di aderenza. La ottimizzazione dell'aderenza alla terapia e quindi un'assunzione continuativa è un elemento fondamentale, perché un numero rilevante, che è stato dimostrato in letteratura, di accessi al pronto soccorso e di ricoveri ospedalieri, attraverso un monitoraggio ed una ottimizzazione dell'aderenza della terapia, possono essere evitati. Abbiamo fatto un calcolo che, se ci fosse a regime una capacità della farmacia del paese in rete a riportare, diciamo, ad una condizione di aderenza i pazienti anziani con comorbidità, abbiamo calcolato il numero, ma non semplicemente così facendo dosaggi come prima veniva detto, insomma, i numeri sono numeri e quindi le divisioni sono le divisioni, le somme sono le somme. Ci sarebbe un risparmio per ricoveri evitati, e parlo solo di ricoveri evitati su queste patologie, di 3,7 miliardi di euro. Guardate, al netto dell'incremento di spesa per dare l'aderenza, lo dico in maniera molto onesta, quindi aumenta la spesa farmaceutica, ma se facciamo il differenziale con quello che si risparmia, sono 3,7 miliardi, vale a dire, se voi andate a vedere i dati del monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata 2017, siamo al 45%. 3,7% corrispondono al 45%. Chiudo dicendo quindi, il futuro della farmacia non è più e non è solo l'erogazione di un servizio, ma attraverso questo servizio e di conseguenza intervenendo nel processo di aderenza alla terapia, comunque di integrazione delle cure, produce salute, perché riduce gli accessi ai pronti soccorso, i ricoveri ospedalieri, e determina un risparmio che diventa parte fondamentale della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. La farmacia quindi deve avere una percezione, deve creare, dimostrare una percezione anche ai livelli politico-istituzionali, che è essenziale, diversamente anche dal passato, non tanto e non solo perché garantisce una parte di welfare in termini di assicurare i farmaci in maniera capillare e diffusa, ma perché oltre a fare questo è in grado di produrre salute, evitando recrudescenze, ricoveri ospedalieri che sono evitabili, e evitando determina un risparmio che per l'entità economica che ne deriva diventa elemento essenziale della sostenibilità economica a livello nazionale e regionale. Su questi elementi va ricostruito il futuro della farmacia. In questo senso c'è piena ragione di parlare della cronicità, ma vorrei che fosse chiaro che dietro la parola cronicità, prese in carico, aderenza, bisogna ridisegnare nei fatti e nella percezione anche sociale, politica e istituzionale un farmacista che più di prima
e più del passato, riesce a fare salute in termini positivi, è essenziale in un momento come questo di grande cambiamento e di scarsità di risorse, di sostenibilità vera, documentabile con le cifre per il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. Lo studio che è stato evocato, lo studio Adere, insomma, non entro nel merito, se no sta diventando una leggenda, è uno studio che vuole anche scientificamente dimostrare esattamente questo. Quindi io sono molto interessato a guardare questo nuovo percorso della farmacia, perché la farmacia si sta dando un obiettivo, spero e mi auguro, step by step, che lo possa raggiungere, lo ripeto, non solo garantisce un servizio, ma garantisce un miglioramento della salute e determina una sostenibilità necessaria del servizio sanitario regionale e nazionale. Grazie dottor Martini, mi auguro che le sue parole vengano ascoltate non soltanto da questa sala ma anche in altre sedi. Mi auguro che quindi inizi veramente un cambiamento di professione ma anche di pensiero da parte dello Stato e soprattutto delle regioni. Quello che ho detto all'inizio, non bisogna continuare a cercare il prazzolo che costa di meno, ma bisogna vedere quanto si risparmia facendo un percorso di aderenza alla terapia, di assistenza al cittadino. Riporto un esempio, Federfarma Verona ha fatto qualche anno fa, l'anno scorso mi sembra, una raccolta di farmaci non utilizzati. Ecco, il 70% erano confezioni ospedaliere, quindi questo che vuol dire? Che sono farmaci che vengono dati, il parente del malato viene abbandonato a se stesso e poi questi farmaci fanno una brutta fine. Anche se, tra virgolette, costano poco, dice qualcuno, sono sempre parecchi soldi che vengono a mancare alla salute del cittadino. Quindi il farmacista è a disposizione per ammodernare, come ho detto all'inizio, la sua professione, ma credo che ci voglia anche una collaborazione a tutti i livelli, anche istituzionali. E a proposito di questi risparmi a cui accennava il dottor Martini, e poi scendiamo alle esperienze anche pratiche, volevo chiedere al dottor Cicchetti, che è direttore dell'ALTEM, su un importante centro dell'Università Cattolica di farmaci, che studia farmaceconomia, se questi risparmi risultano anche dal vostro osservatorio esterno. Grazie intanto per l'invito, è effettivamente molto utile parlare dopo il dottor Martini, perché lui già una serie di numeri li ha dati, quindi io sono estremamente facilitato, insomma, nel compito. No, per me è particolare piacere essere qui, perché presso proprio l'Università Cattolica un po' di tempo fa, con la collaborazione di FOFI, abbiamo avviato un osservatorio sulla farmacia dei servizi con questo focus, cioè capire effettivamente il tipo di posizionamento della farmacia nell'ambito dei processi di cura. E quindi è evidente che in un momento in cui parliamo di modelli di presa in carico per la gestione delle cronicità, credo che il modello farmacia dei servizi possa essere veramente una importante risposta da questo punto di vista. È chiaro che ogni modello di presa in carico deve essere però un po' codificato, no? Deve essere identificato, definito da un punto di vista anche delle procedure, del modello organizzativo che c'è dietro, del contributo dei singoli professionisti che appunto hanno la possibilità di contribuire al percorso di gestione di questi pazienti, che sappiamo bene, come dire, sono abbastanza complicati, perché non parliamo di una singola cronicità, molto spesso, cioè il paziente vero è quello che ha più di una cronicità e quindi di conseguenza anche certi strumenti sui quali noi pensiamo, no, di avere, come dire, oramai il controllo e su questi affidiamo tante aspettative, tipo il PDTA. Beh, il PDTA va benissimo, è uno strumento eccezionale di coordinamento organizzativo quando io devo gestire un percorso di un paziente su una patologia. Comincio ad andare un po' in difficoltà con quel tipo di modello organizzativo nel gestire invece un paziente che ha più problematiche, che sono i nostri pazienti anziani, la maggior parte delle persone che vanno trattate. Ma
Detto questo, io volevo concentrare l'attenzione veramente su pochissime cose e dando solo pochi spunti, perché immagino che ci sia anche un bel dibattito e sono qui per ascoltare più che per parlare. Sono tanti anni che, come dire, noi andiamo alla ricerca del giusto modello di presa in carico, no? Esistono tanti esempi a livello internazionale. Il Chronic Care Model è stata la base, no? Da cui partire anche per il programma nazionale delle cronicità. Io ricordo degli studi che secondo me sono andati nella giusta direzione, perché avendo appunto diversi modelli, diverse modalità di fronte, dovremmo anche cercare di capire attraverso l'evidenza scientifica che cos'è che funziona meglio da un punto di vista di costo efficacia, cioè le opzioni sono diverse per prendere in carico lo stesso paziente. Allora dovremmo capire effettivamente bene qual è l'approccio migliore dal punto di vista della salute che io produco, ma anche dal punto di vista dei costi per il sistema. Ricordo le cose a cui ho partecipato per anni, i famosi progetti Raffaello, Leonardo, nei quali andavamo a studiare proprio queste cose, facevamo anche dei modelli economici che mostravano come un paziente, in genere già allora parlavamo di multimorbidità, gestito attraverso un modello tipo Chronic Care Model, aveva dal punto di vista della salute, dal punto di vista del consumo delle risorse, dei risultati migliori. Evidentemente una cosa analoga, forse la ricorderete, lo studio, la sperimentazione fatta dall'ASL di Cuneo 2 sul diabete. Fatto in quel caso, c'era lo studio Ambrosetti insieme, collaboravamo con loro. E ci ha permesso di mostrare effettivamente come quel modello di presa in carico del paziente diabetico avesse portato che tipo di effetti dal punto di vista della salute e dal punto di vista del contenimento dei costi. E chiaramente il contenimento dei costi è sempre legato in genere alla riduzione delle ospedalizzazioni, perché alla fine è lì che si nasconde, come dire, anche per il sistema pubblico il maggiore assorbimento di risorse, soprattutto nel caso del cronico, appunto, che non viene adeguatamente gestito al di fuori del contesto ospedaliero. In molti di questi studi una delle motivazioni, diciamo così, uno dei driver della migliore efficacia del contenimento dei costi è proprio l'aderenza, e so che ne avete parlato, e vorrei aggiungere un piccolo pezzo, no? da questo punto di vista, perché effettivamente andando a scartabellare la letteratura non è che esistano tantissimi studi che dimostrino come diversi modelli di gestione del paziente per migliorare l'aderenza si traducano poi effettivamente in vantaggi da un punto di vista di risparmi di costi, oppure comunque si traducano in un profilo tra virgolette buono di costo efficacia, perché io sono disposto a spendere dei soldi per ottenere maggiore aderenza, perché quello mi dà maggiore salute. Evidentemente questo profilo, cioè il quanto investo rispetto a quello che ottengo, deve avere, come dire, una ragionevolezza. Lo facciamo per i farmaci, lo dobbiamo fare anche per i modelli organizzativi. Allora, su questo devo dire che, al di là, ecco, dell'esperienza riportata adesso dal dottor Martini, io voglio ricordare, mi piace proprio ricordare il fatto che uno degli studi per me più interessanti fatti su questo, diciamo, in questo campo è stato fatto proprio da Fofi, perché lo studio IMUR effettivamente ha quella caratteristica che secondo me è utile per poter dare un sostegno di razionalità ad una decisione di carattere politico, che è la decisione di allocazione delle risorse. Allora, qual è il punto? Perché io concordo con tutto quello che ha detto il dottor Martini, cioè effettivamente la conseguenza è che la professione del farmacista potrebbe riorientarsi alla luce di quelle indicazioni. La cosa credo però fondamentale è questa: è riconoscere che quel risultato in termini di miglioramento del livello di aderenza si potrebbe ottenere anche con approcci alternativi. Se non riconosciamo questo, cioè se non li mettiamo uno di fronte all'altro e non li valutiamo in maniera comparativa, come dire, la robustezza di quel messaggio scientifico si riduce. Allora, quali sono le alternative? Evidentemente le alternative sono creare un modello diverso, centrato in un altro modo, su un altro professionista, oppure ad esempio
molte aziende farmaceutiche propongono insieme al farmaco un servizio, una tecnologia. Allora dobbiamo imparare a capire qual è il valore nascosto in ognuna di queste offerte che in qualche maniera possono darci un profilo di costo efficacia utile per allocare al meglio le risorse. Allora è chiaro che qui abbiamo bisogno di strumenti. Abbiamo bisogno di strumenti che guidino e che possano aiutare i nostri decisori politici a prendere decisioni razionali basate su evidenze. E lo dico perché noi è un po' che ci lavoriamo. E proprio ieri eravamo a Firenze insieme con alcuni amici qui, Enrico Desideri era con noi, a presentare un'idea che si sta concretizzando, cioè una sorta di algoritmo, sì, di fatto matematicamente già disegnato, un algoritmo che lega le determinanti dell'aderenza con i livelli di compliance e persistenza ed infine con la salute guadagnata e i costi. A che cosa serve questo algoritmo? Questo algoritmo serve ad inserire una politica, a vedere quanto costa questa politica. Per esempio, andiamo a inserire dentro la politica di investimento sulla farmacia. Andiamo a vedere come questo si traduce in termini di efficacia, in termini di riduzione di costi, cioè replicare sistematicamente quel modello sperimentale che è già stato fatto attraverso lo studio dell'Università del Kent. Ma questo anche affiancandolo a opzioni alternative, a combinazioni diverse tra il farmacista e un gruppo multidisciplinare. E credo che questi siano gli strumenti di cui abbiamo bisogno. Gli strumenti di cui abbiamo bisogno perché il potenziale dal punto di vista di efficacia soprattutto e di potenziale saving economico sono enormi. Dico solamente un dato. C'è uno studio molto bello, ecco perché lo cito, che ha mostrato come un incremento del 10% sull'aderenza per i pazienti diabetici porta a una riduzione di spesa del percorso dell'8,6%, 10%, 8,6%. Oggi abbiamo un'aderenza media del 50%, no, qualcosa in più sul diabete. Capite bene che cosa vuol dire recuperare 10, 15, 20 punti da un punto di vista dell'impatto economico. Allora, queste situazioni le dobbiamo andare ad individuare, le dobbiamo misurare in maniera scientifica, ci dobbiamo dotare di strumenti utili in maniera tempestiva a supportare le scelte, che sono scelte difficili effettivamente, perché sono poi alla fine scelte di allocazione di risorse. Noi abbiamo delle convinzioni, abbiamo visto dei numeri, ripeto, lo studio IMUR mi sembra estremamente robusto da questo punto di vista, partiamo bene, il nostro osservatorio sulla farmacia dei servizi ci ha detto che i farmacisti sono pronti a questo passaggio, forse abbiamo bisogno di qualche elemento in più, di codificare, di definire delle linee guida, che cos'è la farmacia dei servizi in maniera puntuale, in maniera istituzionale, credo quello sia un passaggio assolutamente importante, combinata con una forte evidenza scientifica che dimostra che quel modello genera salute e riduzione dei costi, credo che ci possa portare molto avanti. Grazie. Grazie, professor Cicchetti. E andando velocemente per passo subito la parola a Mario Giaccone. Mario Giaccone è presidente dell'Ordine di Torino, tesoriere della FOFI e delegato della FOFI al tavolo nazionale della cronicità. È una saluto il senatore Gasparri che ci lascia e lo ringrazio di essere stato fino adesso con noi. Grazie. Grazie. Mario, tu ti siedi al tavolo nazionale della cronicità come delegato della FOFI, quindi portando la voce dei farmacisti italiani. Ecco, e più provieni da una regione, il Piemonte, che è stato sempre attento appunto ai progetti di aderenza e alla terapia. Qual è il tuo punto di vista e con quale spirito ti siedi a questo tavolo? Ora? Ora va? Ok. Ma
faccio lo sforzo di dare al confronto di questa mattina elementi in più di concretezza, e lo faccio partendo da uno studio del PGEU del 2017. Il PGEU è l'organismo europeo cui sono rappresentati tutti i paesi della comunità quanto riguarda la professione del farmacista, e che dice, tra le altre cose, così appunto scendo alla concretezza dei numeri, che il 90% dei cittadini europei è in grado di raggiungere una farmacia in meno di mezz'ora, e che il 58%, quindi due terzi di loro, può raggiungere una farmacia in 5 minuti. Questo per dare il senso della prossimità, cosa che noi conosciamo ma che mi serve per proseguire, a prossimità dell'esercizio, ma che mi serve per proseguire il ragionamento. Lo stesso studio dice che in queste farmacie il 90% di queste farmacie è in grado di misurare la pressione e di pesare il cittadino europeo, e il 77% è in grado di misurare la glicemia, il 73% di misurare il colesterolo, quindi valori di nuovi tre quarti di del presidio farmacia in Europa è in grado di misurare questi elementi. Terzo passaggio, per entrare sempre più nel merito della questione, è che per quanto riguarda il services management, cioè il supporto ai pazienti sofferenti di patologie croniche, il 43% delle farmacie è in grado, cioè attiva, dei servizi riguardanti l'asma e la BPCO di supporto al malato, il 43% attiva servizi in ambito diabetico e il 37% per quanto riguarda l'ipertensione. Perché ho fatto questa premessa che entra sempre più nel dettaglio del tema di questa mattina? Perché questa premessa serve a dimostrare come i ragionamenti che stiamo facendo non sono all'inizio e non sono, come dire, solitari, ma derivano da una cultura che oramai è diffusa nel nostro continente. E peraltro anche gli atti programmatori nazionali hanno registrato questa tendenza, quando si dice che prima nasce un bisogno e si manifesta, dopodiché la politica ne prende atto, è stato detto questa mattina, e si orienta di conseguenza. Perché rispetto alla cronicità e alla farmacia dei servizi ci sono atti programmatori nazionali come il DEF, il Patto della Salute, la relazione sullo stato sanitario del paese, che fanno specifico riferimento alla presenza della farmacia in questo percorso che è quello della presa in carico dei cronici. Ora, quali sono, solo per fare un po' di chiarezza, perché nel corso di tutti questi anni in cui mi sono trovato a esercitarmi sul tema dell'aderenza e della presa in carico, mi sono fatto un'idea anche di quali siano gli aspetti per noi più importanti legati alla farmacia dei servizi, e li riassumo in quattro elementi, no? Uno è quello che chiamerei di front office, cioè quello legato alle prenotazioni o alla consegna di referti. È senz'altro un servizio rilevante, importante per la cittadinanza, ma che dal punto di vista della nostra evoluzione professionale, a mio avviso, ha minor rilevanza e minor peso. Molto più peso hanno i servizi cognitivi di natura sociosanitaria, come sono quelli che, presenti all'interno dei documenti di cui vi dicevo prima, riguardano la prevenzione e l'aderenza alla terapia. C'è poi un valore di natura epidemiologica legato agli screening. La presenza capillare delle farmacie consente di mettere il sistema sanitario in contatto quotidiano, di prossimità, con tutti i cittadini, soprattutto con i più fragili, registrando i loro comportamenti e influenzandoli indirettamente. Io faccio un esempio che è stato applicato l'anno scorso nella nostra regione. Abbiamo misurato con il direttore dell'ufficio farmaceutico, il dottor Giorni, che sarà anche qui ai tavoli tra oggi e domani, la capacità della categoria dei farmacisti di influenzare l'educazione riguardo ai vaccini. E abbiamo registrato che l'intervento del farmacista ha un'influenza significativa misurandolo per la prima volta, sulla volontà o meno del cittadino a rischio o meno di vaccinarsi. E questo aspetto ancora più importante è che questo tipo di comportamento, una volta misurato, ha consentito di essere remunerato, perché il passaggio fondamentale per noi deve essere
educarci a capire che non si tratta più di trasferire delle informazioni e, come dire, essere premiati anche dal punto di vista economico solo in base ad una tradizione, ma che l'effetto dei nostri comportamenti e del nostro quotidiano agire professionale deve poter essere misurato, e dobbiamo consentire a chi dal punto di vista professionale è capace di misurare, di vedere quanto oggettivamente sia efficace il nostro lavoro. E tra l'altro nell'ultimo intervento mi è interessato molto capire che il passo successivo è misurare per poter confrontare con altri modelli, cioè sull'aderenza è vero che, ed è questo il dibattito al momento più importante, cioè rilevante, è vero che l'aderenza la può fare il farmacista, ma è vero che ci sono anche altre agenzie che potrebbero occuparsi del medesimo servizio. Vediamo qual è la più efficiente, vediamo anche qual è la ricaduta dal punto di vista economico di questo tipo di intervento. Per entrare ora nell'aspetto, diciamo, più pratico, visto che così mi ha chiesto Eugenio, riguardo alla partecipazione al tavolo delle cronicità, il tavolo delle cronicità in Piemonte, come ha detto la dottoressa Pisanti all'inizio, è più avanti, ma secondo me per una serie di elementi sinergici che si sono sommati, un po' che noi avevamo proceduto sia con Federfarma, come ordine con Federfarma, con l'università in diversi progetti, un po' che ha lavorato da noi il dottor Botti, che a livello nazionale aveva già elaborato progetti e quindi ha potuto dare elementi di accelerazione a livello locale. Fatto sta che probabilmente era un terreno fertile per poter procedere, e al momento siamo arrivati, ormai gli incontri sono stati numerosi, siamo arrivati alla costruzione della comunità di pratica, cioè quel setting all'interno dei quali diversi stakeholder portano le loro esperienze per poterle confrontare, e già abbiamo ricevuto le schede nella quale c'era richiesto il contributo rispetto a percorsi virtuosi nell'ambito della cronicità che potessero essere condivisi. Faccio parte anche del tavolo a livello nazionale e, come dire, auspico che anche questo sia il percorso, cioè che noi ci siamo trovati per la prima volta il 17 di luglio, abbiamo definito la possibilità di partecipare a due diversi tavoli, uno sulla stratificazione, l'altro sulla cronicità, la FUOF ha deciso di partecipare al secondo. Io auspico che possano ricominciare al più presto le riunioni proprio per poter proseguire in questo cammino. Tra l'altro c'è un elemento fondamentale che ho apprezzato particolarmente questa mattina, cioè il fatto che si dica che la formazione, che è un aspetto fondamentale per poter uniformare e rendere il processo validato, perché le informazioni e i comportamenti siano assolutamente replicabili in tutto il paese. Che cos'è che ho apprezzato? Il fatto è che questa formazione venga fatta dalle professioni in maniera comunitaria. Perché questo? Perché, come la maggior parte di chi ha a che fare con l'amministrazione pubblica sa, è particolarmente difficile, e c'è una sorta di diffidenza tra le varie categorie che devono intervenire in questo ambito rispetto ai reciproci rapporti e ai reciproci ruoli. Io trovo che il fatto di unire, e su questo considero passaggio fondamentale, il fatto di unire le professioni nel momento formativo farà sì che si crei anche una sorta di sinergia, di vicinanza, di rapporto friendly o che disinnesca la diffidenza e che possa poi dare i migliori risultati al lavoro che dobbiamo andare ad affrontare. Penso che proprio in quel tavolo si possano quindi smussare e si possano creare i presupposti per la piena collaborazione delle diverse professionalità che devono partecipare ai progetti. Faccio ancora una considerazione. A Torino, in Piemonte, siamo nella fase in cui stiamo portando le esperienze. Giustamente, e anche di questo mi rallegro, la dottoressa ha richiesto il portare sperimentazioni e progettualità che in farmacia abbiano dimostrato in maniera scientifica e validata la nostra efficacia. Dico che già solo oggi pomeriggio avremo un tavolo organizzato dal senatore Lettieri proprio sulle diverse esperienze regionali, e che quindi c'è un vasto patrimonio di esperienze nazionali anche già, cioè, con presupposti epidemiologicamente validi e con collaborazioni interdisciplinari tra specialisti, medici di medicina generale e farmacisti,
che possono essere un vasto patrimonio che può essere messo a disposizione del tavolo nazionale proprio per poter integrare questi stessi con quelli che arriveranno dalle altre professioni e che dovremo cercare di agganciare per creare il percorso virtuoso finale. Ultimo passaggio, visto che ho 56 secondi dovrei farcela. Ed è questo. Parlavo prima con un collega che mi diceva: nel momento, fino a quando non sarà strutturata nel fondo sanitario la previsione di spesa per questo tipo di servizi, noi saremmo in un ambito, diciamo, di certa incertezza e preoccupazione. Però io provo a vedere il problema dall'altro punto di vista, cioè quando noi siamo partiti con l'IMUR per un'intuizione felice del presidente della federazione, abbiamo fatto lavorare migliaia di farmacisti gratis, cioè senza, per creare i presupposti di fiducia nei confronti dello strumento e di fiducia della parte pubblica nei confronti dei professionisti, in maniera come dire, appunto, gratuita, perché ci si creasse questo rapporto in cui per la prima volta il professionista diceva: io ti dimostro cosa so fare, dopo valuteremo che cosa capita. Ora siamo alla fase successiva nella quale oramai diversi progetti sono remunerati. È vero che non sono ancora strutturati, ma è anche vero che vuol dire che l'amministrazione pubblica prevede che, avendo un valore, quel tipo di servizio deve essere remunerato. E questo precedente non è assolutamente indifferente, perché secondo me non si può tornare indietro, perché ci sarebbe, adesso lo dico scherzosamente, da fare ricorso alla Corte dei Conti se a un certo punto degli amministratori hanno deciso di remunerare determinato tipo di servizi perché l'hanno trovato efficace e poi a posteriori si decisi di non farlo più. Allora, quando l'hai fatto prima, come dire, non voglio dire buttato via i soldi, però hai avuto un momento di sbandamento. E qui davvero chiudo, notizie l'avete vista sui media recenti, proprio in Piemonte è partito il progetto, dopo una delibera della giunta regionale piemontese relativo alla BPCO e al monitoraggio dell'aderenza alla terapia nell'ambito della BPCO e del controllo della stessa, che verrà remunerato con la quota pro quota con gli effetti dell'emendamento che Andrea aveva fatto a suo tempo e che quindi rappresenta un ulteriore precedente nell'ambito tra la remunerazione del farmacista e la sua attività professionale. Grazie. Grazie Mario. Lascio la parola al dottor Desideri, come detto prima, direttore generale di Toscana Sud-Est, che abbiamo citato più volte il progetto ADERE, se ne è parlato, quindi un esempio concreto a gestione della cronicità, credo che dalle sue parole possa arrivare a questa platea. Grazie. Siccome devo presentarvi qualcosa di, insomma, oggettivo, no? Il tentativo è questo, chiedo alla regia, si dice, di mettermi delle slide, perché lo scopo, sono pure arrivate, benissimo, lo scopo è di farvi conoscere sì il progetto, ma anche dirvi, anzi questo è il mio principale scopo, qual è il razionale, qual è la visione strategica che determina questa scelta, perché altrimenti insomma sembra una cosa in più. Siamo farmacista più, ma non è una cosa in più, è il modo di garantire l'assunzione in cura del paziente con cronicità, che dirò subito in contabilità analitica nella mia ASL, anzi Aslona, perché più di metà della Toscana, assorbe l'81,6% del totale delle risorse del sistema. Circa 2 miliardi, il totale 81,6%, non occuparsene è piuttosto curioso. Ora, naturalmente, quando uno accetta queste cose, sa che può commettere l'errore di... c'era una latenza. Tutti sappiamo che la prevalenza delle malattie croniche è in crescita per merito, diciamo, non per colpa, per merito dell'invecchiamento. Noi viviamo 20 anni di più dei nostri genitori, ma alla base ci sono anche fattori, certo, geografici, ambientali, soprattutto sociali. Abbiamo parecchi studi internazionali, e l'ho fatto uno anche nella mia ASL,
che dimostra che la cronicità e l'aspettativa di vita è correlata allo stato socio-economico e più di tutti al livello di istruzione. Ecco, risultato che quindi alla deve... I fattori di incremento di spesa li conosciamo, certo, conosciamo i risultati nel contesto mondiale della nostra realtà italiana. Segnalo che siamo scesi di 2 nell'ultimo anno per Bloomberg e soprattutto segnalo che siamo solo al 12° posto per la qualità dell'accesso alle cure alle malattie croniche. Motivi per spendere meno ce ne sono senz'altro, l'overtreatment, l'esempio di Wellington viene bene perché il trattamento con chemioterapici negli ultimi giorni di vita, e naturalmente noi c'è il tema dell'errore anche negli acquisti, I sistemi sanitari devono migliorare la qualità delle gare, insomma, questo ci vorrebbe un convegno a sé. C'è il grande tema dell'overstocking, della scadenza dei farmaci, che quindi costano 2 volte quando li compri e quando li mandi e butti, insomma, come rifiuto speciale. Ma il grande tema oggi è l'underuse, la non aderenza alla terapia. Abbiamo già detto i numeri, non mi soffermo, sottolineo che nella BPCO i 2/3 dei cittadini italiani non garantiscono aderenza alla terapia. L'ipertensione lo sapete, il diabete lo vediamo, questa è una delle ipotesi più ottimistiche, nel nostro studio è il 53%, questo è uno studio OSMED. E poi però dobbiamo dircelo, c'è anche un vero problema di carenza organizzativa. Ecco, qui cominciamo a dirci che il sistema è rimasto fermo a visioni e modelli organizzative vivi di 20 anni or sono. E questo è inaccettabile. In letteratura c'è già tanto, Population Health Management è lo strumento che utilizziamo, noi l'abbiamo, lo proponiamo, lo abbiamo applicato con uno strumento che chiamiamo reti cliniche integrate e strutturate, nel quale si inserisce il nuovo ruolo del farmacista, che non è giustapposto, è parte integrante di questo modello. Questo modello organizzativo punta alle 4P, certo la prevenzione, quindi l'empowerment del cittadino, già qui c'è un pezzo di ruolo di farmacista, l'empowerment della comunità, la community building, ma poi la prossimità, qui pensate alla figura del farmacista di comunità che è, come è stato detto più volte, capillarmente distribuito anche in quelle aree interne dove non c'è altro. La proattività, no? Abbiamo citato il Chronic Care Model, e la necessità di personalizzare le cure. Un cittadino che prende 12 molecole al giorno rischia di finire al pronto soccorso. Nella mia ASL, nel 2016, la 6ª causa di accesso al pronto soccorso sono state le reazioni avverse da farmaci. E siccome 1.200.000 cittadini italiani prendono più di 12 molecole al giorno, il grande tema è certo l'aderenza, ma anche il rischio di interazione da farmaci. Qui il farmacista può insegnare a tutti il sistema, ovviamente, avendo studiato questo. Ecco, questa è la slide per la quale ho deciso di mettere le slide. Questa è l'immagine di come in ogni area geografica, in ogni zona, noi abbiamo collocato il raccordo fra il sistema di prossimità, garantito certo dai medici di famiglia, dagli infermieri di libera scelta, dai servizi sociali integrati, che si raccordano intanto con lo specialista di riferimento, in modo nominale, giustamente abbiamo citato la comunità di pratica, no? La community of practice, che a Londra la Iona Heath, in un bellissimo studio, mi pare pubblicato nel British, ha dimostrato ridurre i costi enormemente, perché il cittadino che non fa più il ping pong fra una specialistica e l'altra, fra un ospedale e l'altro, viene assunto in carico e costa meno. Io ho dei calcoli in tal senso, infatti, nella mia ASL,
e la figura, lo vedete, il nuovo ruolo del farmacista sul territorio. Naturalmente non basta in una ASL della dimensione che ho che il tutto si svolga in una zona, bisogna che i professionisti, gli specialisti dei miei 13 ospedali, insomma, si muovano e garantiscono lo stesso expertise anche nelle aree più lontane. L'esempio che facciamo sempre è che il neurologo esperto in sclerosi multipla ci deve andare a Pitigliano, non è certo lì che insomma, non lo possiamo certo garantire. Pitigliano, Lamiata, sapete questi posti meravigliosi per mangiare castagne e bere buon vino. Naturalmente l'apice della piramide, i pazienti più critici devono trovare una risposta molto attenta, e qui c'è il grande ruolo che può svolgere di nuovo la farmacia territoriale in raccordo. Vedete sotto c'è tutto il tema delle cure intermedie, no? Ha fatto un accenno Paola Pisanti, l'ospedale di comunità, ma anche le aree, il Modica è un modulo di continuità assistenziale dove c'è il passaggio, le consegne fra il medico ospedaliero e il medico di famiglia, e poi l'ADI. Vedete, la sanità integrativa, questa sarà una cosa, ve l'accenno appena, sulla quale dovremo lavorare insieme. La sanità integrativa è oggi una possibilità straordinaria per aumentare il sostegno delle famiglie, degli anziani soli, quindi la badante, quindi l'odontoiatria sociale, l'oculistica sociale, e poi anche l'incremento delle prestazioni per ridurre i tempi di attesa. Il ruolo del farmacista di comunità per fortuna ha solide basi normative, ci sono delle esperienze, sono state citate, di primary care team appunto, e dei richiami di letteratura sul quale sorvolo. Del piano nazionale cronicità ha parlato l'autrice, quindi sorvolo le potenzialità straordinarie che ci sono. Ed ecco che noi abbiamo puntato ad un progetto che fosse in grado di dimostrare in modo scientifico, con una solida evidenza statistica, il ruolo del farmacista per migliorare l'aderenza. Abbiamo scelto due patologie ad elevato rischio di ospedalizzazione, lo scompenso cardiaco e la BPCO. Ricordo sempre che la terza causa di morte è l'insufficienza respiratoria, e che abbiamo detto i 2/3 delle persone affette da bronchite cronico ostruttiva non assumono il farmaco con continuità, non sono aderenti. Tra l'altro sono due malattie trattabili con farmaci assolutamente a basso costo, che quindi anche volendo risparmiare sarebbe una scelta veramente da suicidio. L'obiettivo è dimostrare nel primo anno di studio che attraverso questo metodo aumentiamo del 25% già nel primo anno la copertura terapeutica intesa come DDD, e questo lo dimostriamo sia per lo scompenso che lo vogliamo dimostrare per la BPCO, portando quindi in entrambi i casi l'aderenza, scusate, per la BPCO è più 35%, portando l'aderenza al 75%. Questo è, diciamo, il target che ci siamo proposti. Il metodo sostanzialmente statistico, per chi è appassionato, è il pre-post comparison study. È un metodo statistico che aumenta molto la potenza dello studio, perché sfrutta la stessa, i due bracci di popolazione trattati e non trattati vengono studiati prima e dopo, quindi con un enorme potenziamento del valore statistico. Noi vogliamo dare una dimostrazione di carattere internazionale. Il sistema di arruolamento è semplicissimo: il medico di famiglia seleziona i malati che hanno una dimissione con questa patologia, gli chiede il consenso per essere inserito nel progetto e gli chiede qual è la farmacia di riferimento.
da quel momento quella è la farmacia che, se lo vuole naturalmente, viene inserita nello studio. La farmacia svolge i ruoli evidenti di educazione terapeutica, quindi contro il tema dell'abbandono del farmaco, ma anche nel campo del rischio di reazioni di interazione fra farmaci, e poi svolge un ruolo strutturato di raccordo con il medico di famiglia. Quindi, insomma, un ruolo di team con il medico di famiglia. Insomma, in tutto questo contesto è evidente che noi giochiamo una partita solidissima, che però non ci deve vedere da soli. Dobbiamo e vogliamo che questo studio venga adottato da altre regioni, veda coinvolte regioni del nord, per esempio ora ha parlato il Piemonte, ma anche altre regioni. Abbiamo trovato molto entusiasmo, eravamo insieme per esempio in Sicilia, dove, e poi in Puglia, e poi ancora in Toscana, in Emilia, insomma vogliamo, si è fatta avanti la Liguria con Savona, vogliamo che questo studio si estenda. Intanto partirà nell'ASL che dirigo, che è una slona, è la più grande ASL del continente, dico sempre io, in termini di dimensioni, naturalmente insomma ci vuole un fisico bestiale. Insomma, credo che con voi ce la possiamo fare. Il successo sarà molto legato appunto la voglia, la passione e la professionalità. I presupposti ci sono, ho colto grandi elementi in questo senso, e guardate, sono sicuro che avremo risultati in termini di salute, sono i primi che ci interessano, ma anche in termini economici. Noi abbiamo studiato questa cosa anche in termini economici, e ricordo sempre a tutti che la Valtiberina, che aveva il valore più alto di ictus della Toscana, oggi ce l'ha il più basso grazie all'intervento sull'aderenza. Quindi possiamo fare bene, e lo possiamo fare, come sappiamo, ottenendo i due risultati fondamentali: il miglioramento della salute e il contenimento degli sprechi. Grazie. Grazie dottor Desideri. E ultimo intervento, quello di Gianni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo, che sostituisce Osvaldo Molteto nel segretario nazionale di Federfarma, che ha avuto un problema personale, e in più è anche portatore di un'esperienza di Bergamo all'interno del piano della cronicità, una cosa innovativa. Ti prego Gianni di mantenerti nei tempi concordati, perché siamo un po'... Eccomi, fuori. grazie Eugenio. Io mi trovo in grande difficoltà perché sono schiacciato tra relazioni di grande prestigio, non faccio nomi per non far torto a nessuno, ma tutte di grande prestigio, e poi sarò seguito da reazioni altrettanto di grande potenza. Oltretutto difficile per me cercare di non ritoccare alcuni argomenti già toccati dai precedenti relatori, però cerco di essere rapido e indolore. Allora, il quadro critico l'ha ben tracciato Martini, dove ha parlato di una farmacia che non riesce più ad avere un quadro completo, un quadro terapeutico completo del cittadino, dell'assistito. Sa solo un pezzo, dispensa solo farmaci maturi. Tutta la tecnologia va in altri canali. Questo, aggiungo, non è solo una criticità di carattere culturale e professionale, ma è anche una criticità economica forte, e ben la conosciamo. E ha risposto Giaccone dicendo: eppure la farmacia è presente sul territorio e ci sono persone specializzate, è ben gestito da professionisti che si formano, che si aggiornano, ci sono strutture che hanno degli oneri di gestione, deve dare un'offerta di una certa qualità. Ecco, in questo quadro la sfida per la farmacia, la sfida per la farmacia e per chi li rappresenta, Federfarma, gli ordini, è una sfida veramente, veramente difficile. In un sistema, non ricordo chi l'ha detto, che comunque, ma è nel titolo di questo convegno,
in una crisi di sostenibilità del sistema. Quindi noi dobbiamo trovare nuovi ruoli, cercando di non andare a pesare ulteriormente sulla sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso. Allora, la sfida è proprio quella di giocare nuovi ruoli, quindi da una parte recuperare, come diceva Martini, un ruolo nell'ambito della farmaceutica, ma soprattutto giustificare questo recupero attraverso un valore aggiunto che è il controllo del farmaco, il monitoraggio del farmaco. Qui ci viene in aiuto la cronicità, che assorbe il 75% delle risorse, ci viene in aiuto, come diceva la dottoressa Pisanti, il piano nazionale della cronicità. Purtroppo io ho sempre convinto che un pizzico di pessimismo serve anche per crescere, per stimolare. Purtroppo nei piani regionali della cronicità, il piano nazionale della cronicità non ha trovato grande occasione di sviluppo. Io ho letto di piani regionali di cronicità dove o la farmacia non c'è, oppure se c'è solo a livello teorico, viene citato, ma poi gratta gratta vai nel concreto e non riesci a tradurre in pratica veramente questo ruolo. Oggi pomeriggio, Eugenio, ne parleremo, è il caso specifico per esempio del modello lombardo. Allora, qui si fanno, quindi ben venga questi 36 milioni famosi da distribuire in 3 anni grazie a chi li ha promossi, però pizzico di pessimismo, ecco, chi citava prima Giacone nel dire sì, ma siamo ancora alle sperimentazioni, ero io, perché io sto dicendo che il decreto legislativo è del 2009, 153, siamo nel 2018 e facciamo sperimentazione, quindi sicuramente del tempo è stato perso. Nell'ambito della mia esperienza che sto facendo a fianco dei consigli di presidenza per quanto riguarda l'accordo collettivo nazionale, andando ad analizzare, abbiamo scoperto che sì, cioè scoperto niente perché non puoi scoprire l'acqua calda, però nell'articolo 2 della 153 c'era il meccanismo per andare a definire la remunerazione dei servizi. C'era e come, e c'era anche un modo per andare a calcolarla, che era: le regioni devono certificare il risparmio che le farmacie possono produrre al sistema erogando dei servizi, quello doveva costituire un tetto di spesa che oggi alla tavola SISAC avremmo potuto spendere per definire i criteri della remunerazione. Questo purtroppo non è stato fatto, è vero che era difficile andare a definire dei criteri di remunerazione, dei criteri di risparmio non avendo ancora, però ecco, noi ci stiamo arrivando, abbiamo detto, ma allora qual è il servizio che tutti stanno facendo, che non è propriamente, non è quello che poi al quale aspiriamo prioritariamente, ma il CUP lo stanno facendo tutti. Quanto hanno fatto risparmiare le farmacie nel CUP, facendo il CUP? Allora, se hanno fatto risparmiare il 10%, per dire, non lo so, faremo i calcoli, saranno le regioni a farlo, quello può essere un indicatore per dire le farmacie mi fanno i servizi solo se mi fanno risparmiare questo. Ecco. Quindi questo lo porteremo al tavolo della SISAC, dove stiamo portando, veramente stiamo faticando per recuperare per esempio la centralità delle decisioni, la centralità dei concetti per i quali le farmacie devono lavorare, ossia va bene il titolo quinto, ma non è giusto che 18.000 farmacie facciano tutte la stessa cosa e poi vengono trattate, remunerate in un modo diverso, considerate in un modo diverso. Quindi stiamo cercando di portare a livello centrale per dire quali sono i servizi, quali sono i criteri di remunerazione, qual è l'operatività, cercando di portare la rete e non cercando di non creare le farmacie di serie A, di serie B, di serie C. Quindi creare condizioni operative per cui tutte, il 99% delle farmacie possano fare determinate,
Allora qui ho determinati servizi. I servizi sono tanti, io vi dico solo, non sto a elencare, andare in dettaglio, ma vi dico solo che siamo partiti da una bozza che prevede, vado a spanne 32 pagine di bozza, l'abbiamo ampliata, tanto per dare una misura del lavoro fatto, siamo arrivati a 100-105 pagine, per dire quanto abbiamo dovuto aggiungere, quanto abbiamo dovuto rielaborare. E nella nostra proposta speriamo che venga accolta. Ed è i servizi, che qui non cito, però ricordo il dossier farmaceutico, di cui è stato autore Mandelli dal 2012 e siamo al 2018, speriamo di riuscire nel 2018 a realizzarlo. Ovviamente Federpharma sta agendo su altri fronti, questo penso che sia compito di Marco Cossolo definirle. Voglio solo concludere con una riflessione, perché è nel titolo di questo convegno, le linee guida. Io ricordo un'esperienza come quando ero impegnato in Promofarma, che Promofarma è la società di servizi di Federpharma, che aveva promosso sul territorio la telemedicina, quando ancora era iniziativa di pochi. Adesso sono 4.000 le farmacie che fanno telemedicina e ogni tanto si incontrava, penso non più, ma si incontravano dei problemi. L'ispezione dell'ASL che veniva a dire: ma tu non lo puoi fare, tu perché? Lo puoi fare solo in ambito privato, lo puoi fare solo quando scatterà la convenzione, ma non in ambito privato. Ebbene, in quei casi, pochi in realtà, 3-4 casi, siamo riusciti a risolvere e a bloccare le contestazioni proprio perché c'erano delle linee guida prodotte dal Ministero della Salute in collaborazione con gli ordini dei medici e con gli ordini dei farmacisti. Quindi ben venga, è la dimostrazione che non basta la legge, non basta neanche il decreto attuativo, ma ci vuole una certificazione, ci vuole un libretto delle istruzioni dove si può riferire sia l'operatore e sia chi lo va a controllare. Ho finito, grazie. Grazie Gianni, sei stato bravissimo nei tempi. Dimmi Mario. No, se mi consenti proprio un cenno, ma assolutamente non, anzi penso che dal dialogo tra colleghi, dal modo di vedere, si possono trovare i migliori frutti. Devo solo condividere con l'amico e con la sala il fatto che noi siamo di fronte, c'è un momento di svolta, a uno snodo per la nostra professione fondamentale, un cambiamento di paradigma del nostro modo di agire da adesso in avanti, che dobbiamo convincerci non può essere risolto nel giro di 1 o 2 anni, perché il cambiamento culturale riguarda chi ne è direttamente investito, ma anche gli interlocutori, cioè significa capire qual è il nostro futuro professionale, quali saranno le nostre azioni future, cioè significa capire che passiamo dal ruolo di dispensatori del medicinale al ruolo di agenti che con altri professionisti prendono in carico la cronicità e tutto ciò che riguarda gli aspetti cognitivi di cui dicevamo prima. Un processo di tale rilevanza non può risolversi in pochi anni, perché tu hai anche non solo da convincere te stesso e tutte le persone che insieme a te stanno facendo quel cammino, e come è stato detto stamattina, sempre sul vagone più lento si misura la velocità di un treno, ma anche gli interlocutori con cui stai parlando, che sono convinti che tu abbia un ruolo e forse sono convinti che quel tipo di ruolo non è più utile alla comunità, al quale devi spiegare qual è il tuo nuovo modo di posizionarti all'interno della comunità e qual è invece la ricchezza che tu puoi di nuovo restituire alla comunità in termini sanitari. In questo senso io sono ottimista, ma considero che dobbiamo continuare a perseverare nello sforzo e dobbiamo convincerci che un cambiamento di paradigma non è una cosa né di poco conto e, come tutte le cose che non sono di poco conto, neanche di poco tempo. Grazie Marco. Bene, prima di affidare le conclusioni a Andrea Mandelli e a Marco Cossolo, volevo rendere intanto salutare la senatrice Maria Pia Caragaglia, che ci ha raggiunto, già Ministro della Sanità, e che ascolteremo con attenzione nella prossima sessione.
Volevo dare testimonianze di alcune domande che sono giunte, ma diciamo qualcuna è arrivata anche prima delle relazioni, quindi credo che ci sia stata una già spiegazione, ad esempio per il dottor Martini, quali prospettive della professione del farmacista e del servizio farmaceutico, credo che già l'abbiamo detto ampiamente. Il dottor Desideri, quali tempi per il progetto ATERE, il progetto è triennale. Ecco, l'unica cosa, dottoressa Pisanti, quali sono le 7 regioni che hanno aderito al piano della cronicità? Le abbiamo citate? No, ho detto che sono 7. Ecco. Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e poi a che punto? Piemonte sta nella fase finale di approvazione della delibera e poi è Lombardia. Abruzzo, c'ho anche come ultima l'Abruzzo. Grazie. Allora lascerei la parola al dottor Andrea Mandelli per una breve conclusione e poi al dottor Cosso. E di nuovo buongiorno a tutti. Non è facile la conclusione in pochi minuti di una mattina così interessante, quindi telegraficamente innanzitutto saluto anch'io il ministro Garavaglia che ci fa l'onore di essere con noi stamattina e poi sarà impegnata la sua sessione. Secondo, grazie devo dire di cuore a Luigi, perché mettere insieme questo panel, questo è l'aperitivo, siamo già ubriachi nel senso da come è fatto bene, quindi un applauso a Luigi. Grazie ai relatori per le cose interessanti che hanno detto, cercherò di essere brevissimo per dare ritmo anche se mi morderò la lingua. La marginalità della nostra professione è un po' la crisi, che diceva prima Nello, no? Siamo un po' marginali, è un po' la crisi di tutte le professioni. Però questo non è che ci ha consolato. La Federazione degli Ordini del 2006, con molta lucidità e anche un po' di incoscienza, forse perché Giacomo Leopardi intuì prima di tutti la necessità di dare un po' di spazio ai giovani, no? Questi giovani che sono qua, Luigi che è giù, Maurizio Pace che è giù e noi che siamo qua sul palco, e poi ci daranno il cambio loro. Noi abbiamo dato un progetto per un futuro. Ecco, questo progetto sostanzialmente verteva su 3 realtà. L'inserimento della nostra professione nella digitalizzazione, e ci siamo col fascicolo elettronico farmaceutico a pieno titolo, indipendentemente sganciati dai medici, con cui c'è sempre quel solito rapporto di odio-amore, inutile, siamo in famiglia, va anche detto come sono le cose. Abbiamo realizzato la farmacia dei servizi, Gianni andando anche a dettagliare, perché non ci siamo accontentati di fare la legge, abbiamo fatto il decreto attuativo e abbiamo fatto le linee guida, proprio per quello che dici tu, perché poi il problema sono le regioni e su questo tornerò dopo. E poi abbiamo lanciato la grande sfida, la sfida più bizzarra che poteva qualcuno individuare, che è quella sull'aderenza alle terapie, che invece adesso diventa il cavallo di battaglia con cui la professione si reinserisce a pieno titolo in uno scenario sanitario che è cambiato completamente. Allora io rivendico proprio qua questi successi, perché non è che sono state solo enunciazioni a cui noi abbiamo voluto dedicare degli spazi nei nostri convegni o momenti di confronto con i colleghi, ma noi ci siamo intestarditi realizzando tutto e realizzando nello specifico. Anche la dotazione economica che è seguita dalla legge di bilancio è figlia dell'impegno federale. Questo credo sia importante perché voglio dire che al netto del grande problema dei farmaci innovativi su cui tornerò, noi abbiamo davvero cercato di mettere nella ideale cassetta degli attrezzi del farmacista gli strumenti per affrontare il futuro e devo dire ci sono. Ora il tema qual è? Il tema è far passare questa concezione, ma ben supportata e ben validata da strumenti reali che ci consentono di parlare non di teorie ma di fatti pratici. Ovvio che poi il problema ancora più grande è passare dalla politica nazionale alla politica regionale. Purtroppo il problema delle regioni lo sappiamo, lo conosciamo, è abbastanza drammatico che il ruolo riconosciuto a livello nazionale sia, diciamo, un po' scolorito a livello regionale. E qua con Marco bisogna lavorare molto,
Però devo dire anche qua è importante il cambio di paradigma, senza voler entrare in nessuna disquisizione anche in questo senso, però è importante che noi si remi insieme, Marco, per un obiettivo che non è quello di qualcuno, ma è quello di una comunità, non è quello dei farmacisti titolari, ma è quella di una professione che viene esercitata in farmacia da titolari e collaboratori nella stessa maniera, perché il paziente è uguale sia per un titolare che per un collaboratore, il paziente è uguale sia nella farmacia ospedaliera che nella farmacia del territorio, il paziente è il paziente. E questo è molto importante. Allora, lavorare insieme con Federfarma, con SIFO, con SINAFO, con i rappresentanti delle parafarmacie, con tutto il nostro corpo professionale, è la maniera di dare una risposta a questa politica che poi si dimentica dei farmaci innovativi. Ma perché? Perché considera tutti, io lo vedo purtroppo dalla mia esperienza in Commissione Bilancio, quando noi esordiamo all'interno di una legge di bilancio dicendo spesa sanitaria, abbiamo già finito, perché la spesa non può essere, la spesa in una famiglia, un genitore, un padre, la spesa la vede come un momento critico nel suo bilanciamento della vita e del conto quotidiano che deve fare nella famiglia. Ecco, il problema è che noi invece dobbiamo capire che in questo momento, con quello che sta arrivando di innovativo, la spesa sanitaria si traduce in un impatto sociale enorme, perché il farmaco non cura più solo la malattia, ma spesso, e sempre di più succederà, restituisce alla comunità un soggetto valido al 100%. E allora l'impatto del farmaco travalica da quello che è il tema di quello che è la chimica per cui ti risolve quel problema, ma ti dà un impatto sociale enorme. Allora è qua che la politica deve capire che bisogna fare il salto di qualità, perché non è più solo un bene esistenziale per la vita nostra, ma diventa una capacità reale di cambiare e di sconvolgere la nostra società. E questo è veramente il cambio che la politica deve fare molto, in maniera molto veloce. Tema delle linee guida della standardizzazione. Voi avete qua un kamikaze che nel 99 si beccò un sacco di insulti perché da presidente dei giovani, e ho visto Davide Petrosillo in sala che senta bene quello che dico, non devi mai aver paura, perché il cambiamento devi farlo tu, che dovrai essere protagonista per tanti anni ancora di più. Nel 99 io dissi che se noi non andavamo su una linea di standardizzazione saremmo andati incontro a tanti problemini. Non dico che avremmo risolto tutti i problemi, però indubbiamente in questo momento far percepire allo Stato che quella glicemia, quel servizio che noi diamo ha un valore reale per tutte le farmacie, non è la glicemia che fa Andrea Mandelli nella sua farmacia o Marco Costolo nella sua farmacia, ma il valore che il sistema farmacia rende allo Stato e rende al cittadino, quello sarebbe davvero la via maestra da imboccare velocemente per dare ancora di più capacità alla nostra professione di dare quella risposta che dicevo prima, tutte le professioni cercano di dare per rendersi ancora più importanti nel panorama del Paese. Allora io chiudo dicendo, dobbiamo fare due operazioni. Da un lato continuare testardamente a supportare le nostre idee, a rafforzarle con atti concreti, le leggi, la standardizzazione, e dall'altro però abbiamo tutti una missione importante, che è quella di riuscire davvero, Luigi D'Ambrosio dice sempre di fare un'operazione, un apostolato laico, cioè dobbiamo davvero essere portatori continui di un messaggio che la nostra professione, il cambiamento ce l'ha per un fatto positivo della società, e noi tutti insieme possiamo davvero giungere a dare una svolta non solo economica al Paese ma anche sociale, mettendo a frutto tutti questi strumenti che abbiamo, che ci sono, ma che devono diventare oramai una maniera, una lingua comune, e non tra una regione o tra Stato e Regione declinati in maniera diversa. Quindi questo secondo me è la via, e questo è l'auspicio che faccio, ma questo sono sicuro che siccome siamo abbastanza testardi ci arriveremo. Marco Costolo. Allora, sì, dico anch'io complimenti vivissimi a Luigi, però
se io devo mantenere sto ritmo di attenzione, e questo è il livello delle relazioni, per due giorni vammi a comprare qualche ricostituente, perché io non posso uscire da qua, ma non arrivo vivo a domani sera. Veramente complimenti, perché il livello, se il buongiorno si vede dal mattino, il livello è veramente elevato. Il livello è talmente elevato che io vorrei solamente raccontarvi che cosa ho imparato questa mattina. Io questa mattina ho ascoltato con attenzione, non pretendo di trarre delle conclusioni, pretendo solo di provo a raccontare che cosa ho imparato io. Allora, intanto ho imparato una cosa che voglio dire con tranquillità a Nello Martini. D'ora in avanti non sarai più un disco rotto, visto che io queste cose sulla farmacia te le sento ripetere. Da che io mi interesso di queste cose, almeno per 10 anni, ti dico stai tranquillo che i dirigenti questa volta ci metteranno la faccia. Cioè, io non ho intenzione di vivacchiare in una situazione nella quale mi barca meno, ma ho intenzione di prendere una posizione chiara che va nella direzione dello sviluppo della farmacia come luogo in cui, scusate, il luogo in cui si svolge l'attività professionale del farmacista. E quindi, se l'ostacolo a questa cosa viene messa dalla politica, ci combatto. Se coloro che non mi seguono sono all'interno della categoria, lo dico chiaro e forte, io non sono assolutamente incollato alle poltrone, trarrò le conseguenze, per cui lo dico qua e ci metto la faccia. Mi pare non avere dato dubbi su ciò che penso in modo assolutamente chiaro e trasparente. Seconda cosa che ho imparato, secondo monito, quello che hanno detto il professore e Mario Giaccone. Oh ragazzi, qua non sta scritto da nessuna parte che l'aderenza si fa in farmacia. L'aderenza si fa in farmacia se il farmacista dimostra di meritarsela. Non è che siamo in, qua è finito il momento in cui siamo investiti da un diritto divino. Qua le cose si conquistano metro dopo metro, come si diceva in quel famoso film. Io so di cosa lei parla, si chiamano Patient Support Program, dico bene? È un esempio, perché con uno ci ho dovuto combattere. Quindi ci sono aziende farmaceutiche, mi riferisco ai Patient Support, che pagano delle strutture, sono infermieristiche della fattispecie, per assistere i pazienti che consumano farmaci tecnologicamente molto avanzati. Non so se posso fare nome e cognome, per prudenza non lo faccio, però vi dico solamente che questi soggetti portano a casa del paziente gratis il farmaco e prendono 8.000 euro all'anno per assistere quel paziente, dico bene? 8.000 euro all'anno per assistere quel paziente nel corretto uso del farmaco. Stiamo già partendo rincorrendo, chiaro il meccanismo? Ve lo dico solo per questo, quindi non sta scritto da nessuna parte. Ma farmacia nella cronicità, intanto bisogna dire come, non da sola, né un team. Perché queste strutture, prendo per esempio i Patient Support Program, sono isolate, sono esse stesse che contrattualizzano con l'azienda. Noi, da quello che dice Enrico Desideri, abbiamo invece l'opportunità di entrare in un team. Per cui anche qua la Federpharma deve dire chiaro, perché bisogna essere chiari, che le comunità di pratica, piuttosto che le reti cliniche integrate e strutturate, vanno bene, i gestori non vanno bene, ma bisogna avere il coraggio di dirlo, perché altrimenti ricadiamo, se noi non siamo in un team, siamo perdenti. Seconda cosa, non è che l'attività di aderenza alla terapia, scusate, di presa in carico del paziente cronico per aderenza alla terapia, ognuno se la può fare come vuole, Qua bisogna avere dei metodi standardizzati, se no non ci crede nessuno. Allora, Andrea Mandelli, Luigi D'Ambrosio, non parliamo di Mario Giaccone che è mio amico storico, sono anche carissime persone, ma io non è che mi alleo con loro perché sono simpatici, io mi alleo con loro perché loro sono lo strumento rispetto al che mi garantisce uno standard di livello professionale che io mi posso spendere. La mia, consolatemi, è un'attività meramente speculativa, io non lo faccio perché sono buono, lo faccio perché mi conviene, in termini chiari la parisiana. Come? Cosa? L'altro tema è cosa? Cosa può fare la farmacia in questa benedetta cronicità? Prevenzione primaria e secondaria. L'abbiamo dimostrato col Dia Dei, faccio i complimenti a Silvia Pagliacci, io me lo anche a te ti sfrutto, cioè me lo vendo in un sacco di convegni questo Dia Dei. Come ti sfrutto con i rurali, ti sfrutto pure col Dia Dei. Quindi il ragionamento è molto di nuovo speculativo.
possiamo fare prevenzione primaria, 2,8% ha fatto notare la professoressa Pisanti, termine rilevante, 2,8% pazienti diabetici che non sapevano di esso, ma era gente che aveva 500 di glicemia, eh? Non è che gente che fosse così. Attraverso la prevenzione primaria e anche la secondaria, noi possiamo fare un'attività che secondo me è nuova e nessuno ha sottolineato, che è quella di reclutamento. Ma dobbiamo stare attenti che non dobbiamo giocare a fare i medici bonsai. Nel momento in cui noi individuiamo un soggetto in quel caso, dobbiamo segnalarlo al medico di medicina generale. Quindi abbiamo un nuovo ruolo, mi pare che da qualche parte Luigi abbia scritto interprofessionale. Io non è che capisco tanto queste parole, però sto attento ai concetti. Quindi il ragionamento è quello di... E vedete, questo è un modo pratico, interprofessionale, di segnalarlo. In quel modo nessuno ci ostacola, perché togliamo del lavoro al Servizio Sanitario Nazionale, togliamo del lavoro ai medici. Altra cosa, io non parlerei di aderenza alla terapia, mi scusino coloro che mi hanno... Parlerei di corretto utilizzo del farmaco, di utilizzo appropriato del farmaco nel senso con gli occhi di chi lo usa, che è fatto di tre cose, a mio giudizio, ho imparato. La ricognizione terapeutica, cioè capire che cavolo ci sta in quegli armadi di sti pazienti cronici, perché il problema vero, ragazzi, è che oggi come oggi, poi magari il mondo diventerà migliore, Enrico, ma quando questi escono dall'ospedale, siccome vengono ricoverati più di una volta, ciascun medico gli prescrive le cose sue e molte volte questi continuano a prendere tanti farmaci senza che sappiano che alcuni cozzano e che alcuni sono sovrapposti. Quindi il farmacista qui può essere utile, e questo non lo può fare il patient support program, mi permetto di dire, per fare la cosiddetta ricognizione terapeutica, cioè capire che cavolo ci sta nell'armadietto. Dopodiché, sempre in accordo col medico di medicina generale, perché il farmacista è un esperto del farmaco, fare la riconciliazione, cioè segnalare al medico: guarda che questo pia, pillola A e la pillola B, forse basta solo la pillola A, oppure non servono più nemmeno una delle due. Ma la responsabilità poi di decidere diventa nel medico, vedete il team che ritorna. E l'ultima, solo l'ultima, è l'aderenza e la persistenza terapeutica, perché l'aderenza alla terapia senza la persistenza, signori, non serve a nulla. Vi faccio un esempio, anche qua, malati non tanto importanti, figuratevi gli ipertesi, che a cui poi viene l'ictus, dopo 3 anni sono al 50% di aderenza, perché non si misurano più la pressione, perché tanto si sentono bene. Non è come quando uno c'ha male in ginocchio che pia la pastiglia fin tanto che non gli fa male, fin tanto che gli continua a far male. Quindi credo di aver detto anche che cosa può fare la farmacia, oltre che come, quindi non da sola, in team e attraverso processi standardizzati. E chiudo qui dicendo che, ragazzi, se la farmacia dei servizi ha un senso, c'ha un senso in tutto questo, altrimenti faremo il CUP, ma il CUP lo fanno le poste meglio di noi, o prima o dopo lo fa Amazon a meno. Cioè il vero senso della farmacia dei servizi è collocarla in questo comparto. Sono un po' meno pessimista di Gianni Petrosillo, cioè, andiamo avanti, ci hanno dato una volta 1 milione con Mandelli, un'altra volta 36, se andiamo a discutere sono disposti a raddoppiare i 36 e a farli diventare 72, ci sono dei segnali di apertura da parte anche di questo governo, di questo ministero, per andare in quella direzione. Cioè, come diceva Mario, che lui è cattolico, io no, il nostro Signore ci ha messo 7 giorni a fare il mondo, se ci ha messo 7 giorni noi, ce ne abbiamo messi 10 o 15 per distruggere la farmacia, magari anche noi un attimo di tempo per ricostruirla ce la prendiamo. Quindi cerchiamo di essere un po' ottimisti. E l'ultima parola la dico sui capitali, perché l'ha detto la Boldi, mi spiace che sia andato via. Io la legge sui capitali non la volevo, ma la sono trovata... Non mi piace prendere in giro nessuno, da lì, guardate, cioè l'abolizione della 124 non la faccio, cioè era già stata promessa l'abolizione della 405, non vorrei io essere quello che vuole abolire la 124, non ci riesco, ve lo dico subito, però magari si può fare qualche passetto nella ragione del contenimento del danno. Mi pare che il clima politico che ha luci e ombre, in questo senso dal mio punto di vista abbia delle luci, e si possa andare a ragionare, supportare alcune modifiche che rendano possibile la coabitazione di una farmacia professionale indipendente, di una farmacia del capitale altrettanto professionale. Credo che su questo ce la possiamo giocare. Grazie. Bene, grazie Marco. Credo che abbiamo di che metabolizzare, perché ringrazio tutti i relatori per i contenuti importanti.
ringrazio tutti quanti voi della presenza fino a quest'ora qui. La mattinata prosegue con l'assegnazione del premio Giacomo Leopardi. Credo che lo facciamo di seguito, giusto Luigi? Ecco, dottor D'Ambrosio, comitato scientifico. Prego, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Chi è questo cellulare? Cellulare mio. Come va? Guarda se è vicino, perché era lì, cioè no, mio. Bene. Aula, martedì 16, comunicazione a Allora, dovrebbero essere completamente di seguito, ho telefonato già al centro slide e adesso andando di seguito dovrebbero apparire le slide per... Parlano così, diciamo. Ma sì, parlano a braccio, credo che siano riassunti magari i nomi, non li ho viste precisamente, però giusto per avere un riferimento dei nomi delle persone che... Cioè, lo studio se... è passato da... No, non posso vedere prima. Sì, ok, questi sono i tre premi, sono i tre. Luigi. Abbiamo ogni 4 ore 5 bisogna cambiare. Sì. Abbiamo il cambio. Ecco, inviterei la senatrice Caravaglia a venire sul palco. Colleghi, io vi pregherei cortesemente di fermarvi ancora un quarto d'ora, perché non è una celebrazione, diciamo così, fine a se stessa, è rendere onore al nostro maestro e a rispondere anche attraverso questa nostra iniziativa a quella eredità che immeritatamente lui ci ha lasciato. Quindi vi chiederei cortesemente 10 minuti di fermarvi ancora qui. Grazie. Ho detto anche a presidente di stare. E dalla regia mi comunicano che sono pronte anche delle slide. Bene. Sì, accomodiamoci che partiamo subito. Come sono organizzati i partiti? Dobbiamo fare qualcosa. Allora, prego. Bene. Grazie. No, tutti seduti, sono in piedi, ringrazio i colleghi che si sono trattenuti. La farmacista più ha voluto istituire questo premio in onore di mio padre, io ringrazio gli organizzatori, e è un premio dedicato ai giovani in cui, come ha detto Andrea Mandelli, papà ha sempre creduto. E quindi vengono premiate le migliori tesi su tre temi che poi andremo a declinare e effettuate, presentate al concorso. Io ho pregato, oltre ai membri del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Presidenza di FOFI, Andrea Mandelli, Luigi D'Ambrosio, Mario Giaccone e Vittorio Pace, di essere sul palco, Enrica Bianchi, presidente della Fondazione Cannavò, che ha succeduto a papà proprio in questo ruolo, anche la senatrice Maria Pia Caravaglia e l'onorevole Rocco Crimi, che entrambi in situazioni diverse, in momenti diversi, però sono stati legatissimi a papà. La senatrice Maria Pia Caravaglia, come ministro della Sanità, ha conosciuto papà e credo che sia rimasto un rapporto importante, e Rocco Crimi, che si ritiene figlioccio di Giacomo Leopardi. Bene, quindi pregherei
Così dire due parole ve lo chiederò, quindi non ve lo dico subito. Lascio una parola, un secondo, a mio fratello, che è Paolo, e dice due parole e poi a seguire. Grazie, vabbè, poco da dire. È il terzo anno che questo premio reca il nome di Giacomo Leopardi. C'è commozione, c'è il ricordo di qualcosa che è accaduto, però c'è anche, per quello che mi riguarda, la possibilità di sentirlo tra noi, e quindi ringrazio per questa possibilità gli organizzatori e ringrazio tutti i presenti, perché, ripeto, lo risento qui tra noi, vicino a questa manifestazione, vicino a noi. Voglio ringraziare la senatrice Maria Pia Garavaglia, Rocco Crimi, tutti, perché oltre che ad essere nostri amici, amici di papà, sono amici della famiglia, ma sono stati amici della famiglia dei farmacisti che oggi ci accoglie qui. Quindi grazie a tutti, e basta così, perché i protagonisti sono i vincitori del concorso e non certo la memoria di papà. Andrea, grazie. Beh, non è mai facile, perché ha detto bene mio fratello, io sono il terzo fratello della famiglia, come Luigi, il quarto, il quinto, Rocco e Maurizio. Siamo tutti figli di Giacomo Leopardi, per quello che ha dato, ma per quello ancora di più che continua a darci, perché il fatto che siamo tutti qua a ricordarlo, e che io personalmente, che sono un ragazzo poco timido, come saprete, devo sempre, quando parlo del presidente, cercare di mettermi delle maschere per non andare in quella commozione, che è quella di una persona che deve tutto davvero, una persona importante come Giacomo Leopardi, non solo come professionista della salute, ma come uomo. E quindi è sempre difficile salutare il presidente, ma lo vogliamo sempre fare, perché una di quelle sedie lì potrebbe essere la solita sua, che usava un po' di tre quarti, non quella centrale, pronto poi a scappare con quell'aria sempre un po' scanzonata ma attenta. Quindi per me il presidente è sempre qua seduto in una di quelle sedie vuote, ed è sempre molto commovente ricordarlo, e lo faccio col cuore davvero. Grazie Andrea, delle parole, senatrice. Ringrazio particolarmente Eugenio, perché mi ha mandato una mail dicendomi ci piacerebbe che partecipasse a questa parte del congresso, e gli ho risposto che non avrei potuto fare a meno, non lo sapevo che ci sarebbe stato, se no mi sarei candidata a venire qui. Perché Giacomo Leopardi per loro sarà stato padre, maestro, per me è stato il maestro. Se ho qualche cosa da dire ancora ai farmacisti, e se ho potuto lavorare tanto con i farmacisti, è perché ho conosciuto lui. Mi dispiace che ci siano le sedie vuote, un piccolo rimprovero da una vecchia signora che ama tanto i farmacisti e le farmacie. Doveva essere pieno questo luogo, perché tutti dovrebbero imparare ad imitarlo un po'. Io sono stata fortunata, perché dopo di lui ho continuato ad avere amici che sono tutti qui, quindi l'amicizia è rimasta e ho potuto continuare ad interessarmi della farmacia e dei farmacisti. Dopo ne parlerò, perché sarò obbligata nel panel successivo. Quindi devo solo dirvi che se nel periodo in cui mi è toccato i farmacisti e le farmacie hanno avuto un ruolo sanitario, lo dovete al fatto che Giacomo Leopardi mi aveva ben istruito. Era la presenza di un uomo che rappresentava una professione alta per la tutela della salute. Dirò poi a tutti, così lo sentite due volte, che un suo grande amico, era proprio come fosse di famiglia, diventato poi mio marito, aveva inventato per voi una frase che mi commuove a dirla: il farmacista è l'amico colto dei cittadini. È stato Giacomo Leopardi a farci capire che è così. Grazie. Grazie Ministro. È sempre commovente sentire questo ricordo.
Rocco Crimi, farmacista da Messina. Tuo padre era legatissimo a papà e tu poi... E io ancora di più dopo. E la senatrice Caravaglia, che ringrazio, ha dato proprio una definizione della figura di Giacomo Leopardi che meglio non poteva essere data. Io penso che Giacomo Leopardi ha rappresentato la figura cardine, assieme a Cannavò, della storia della farmacia italiana, sempre attento e sempre presente nel modo giusto e nei tavoli giusti, come la senatrice Caravaglia ha ben detto prima, portando alto il valore della professione, attento a tutto, alle sedi politiche, dove aveva un approccio corretto, sempre preciso, e io ne ho avuto un'esperienza per la mia attività politica quando l'ho esercitata. Anzi, devo a lui il fatto di aver fatto una carriera politica, perché quando mi proposero la candidatura, mio padre, farmacista, stava a Messina, mi dice: ma che c'entri tu con la politica? E chiesi consiglio a Giacomo Leopardi e mi disse: non Rocco, lo devi fare, ti devi candidare, anche perché la categoria può aver bisogno di una figura in Parlamento. E da lì ho avviato un percorso, sono stato 25 anni in Parlamento e ho visto dall'interno il modo in cui si muoveva Giacomo Leopardi, garbato, attento, che, come diceva Andrea Mandelli, con quella battuta scansionata ogni tanto, con quel senso dell'umorismo, diceva sempre delle grandi verità. Ma era attento alla professione, alla pubblicazione di libri. Insieme io ho partecipato a scrivere diverse cose sull'antidoping per la Federazione degli Ordini Farmacisti, no? Abbiamo fatto tante pubblicazioni, e quindi era attento a 360 gradi all'istruzione, quindi alla politica, all'università, all'istruzione e alla professione del farmacista, che ha sempre portato in modo alto come valore. Quindi io grazie Eugenio per essere qui accanto a voi, grazie Paolo, grazie Andrea e tutti noi, Maurizio, dico, ci sentiamo un po' figli di Giacomo Leopardi ed è una figura che ci manca molto, e quindi sono contento di essere qua. Imitate. Grazie. Luigi, ti prego di chiudere questo breve ricordo e poi assegniamo i premi, grazie. Grazie, grazie Eugenio, grazie a Paolo. Sì, il premio credo che nasca non come il senso di un adempimento, di un dovere, ma la volontà di consegnare anche alle generazioni che verranno dopo e che Giacomo Leopardi non hanno conosciuto un paradigma di valori ed una figura che è stata sintesi di sensibilità, di competenze, di modalità di essere dentro e fuori la professione. L'altro giorno, facendo così un piccolo approfondimento sul panel che seguirà con Maria Pia Caravaglia, con la semplicità che le è propria, ma anche con l'efficacia di chi conosce il valore delle persone, mi ha detto una cosa bellissima e mi ha detto: Luigi, io di Giacomo Leopardi, quando ero ministro e lui presidente della FOFI, mi fidavo. Ci ho riflettuto molto su questa valutazione, su questa considerazione. Mi fidavo. Un ministro che ha come interlocutore il rappresentante di una categoria fa un'affermazione, dice: mi fidavo. E mi sono chiesto: ma noi, Andrea, per meritare la fiducia stiamo facendo tutto quello che è necessario? Ecco, allora mi permetto di ricordare Giacomo Leopardi per quello che mi ha insegnato, perché ho avuto il piacere di averlo come maestro, non soltanto nell'ambito della professione, ma anche, vorrei dire, di vita, perché poi la frequentazione assidua che ho avuto il piacere di fare mi ha consentito di capire, attraverso anche sfumature, tante cose che probabilmente non avrei capito. Ma la cosa più importante è ecco, riflettere su quanto noi stiamo lavorando per meritare
la fiducia dei nostri interlocutori, istituzionali e non. E mi piace ricordare Giacomo Leopardi, presente qui adesso, seduto lì, con un sorriso rivolto a tutti voi e a tutti noi. E perché no, lasciatemelo dire, il piacere che possa apprezzare i nostri sforzi, il nostro affetto profondo che ancora ci lega a lui e alla sua famiglia e il tentativo che stiamo facendo con grande impegno e responsabilità di imitarne le doti, le sensibilità, le capacità e le competenze. Questo credo che diventa al tempo stesso la consapevolezza di una grande eredità ed anche l'impegno che dobbiamo continuare a profondere nel nostro percorso di rappresentanza. Evviva Giacomo! Grazie Luigi. Assegniamo i premi. Allora, ci sono anche le slide, bene. Permettetemi di non aggiungere altro, ma era un legame talmente Allora, il premio sulla tesi Nuovi orizzonti nel trattamento della dislipidemia, inibitori PCSK9, viene assegnato alla dottoressa Francesca Valente. Ecco. L'assegnazione di questi premi è stata dopo un attento esame delle tesi pervenute. Il Comitato Scientifico ha ritenuto giusto assegnarle questo premio. Prego, la senatrice Caravaglia di consegnare questo. Farmaciste. Venga più in qui, così viene lo sfondo e viene una bella fotografia. Venga, sì. A Chieti? Beh. Sono tre premi ex aequo, ognuno nel tema in cui è stata presentata la sede, la tesi. Per la tesi nanoparticelle autoassemblanti a base di squalene, studio dell'effetto su cellule resistenti alla doxorubicina, quindi nell'ambito dell'antibiotico resistenza, alla dottoressa Elisa Lazzaretto. Prego. Complimenti, ecco, onorevole Crimi, consigliere. Lei viene all'università di? Padova. Di Padova, beh. Grazie. E il terzo premio ad Andrea Marzini. Tesi sulla farmaceutica del care, il suo sviluppo negli Stati Uniti e una possibile applicazione nel sistema sanitario nazionale italiano. Questa è una tesi che rientra appieno nel tema del congresso e quindi fatta anche molto bene, complimenti. Tu vieni da? Gorizia. Da Gorizia, bene. Ti ringrazio perché non ci fai perdere l'onore di essere maschietti. No, proprio morto. Presidente Mandelli. Complimenti. Meno male che... Bene, vi do appuntamento al panel successivo alle ore 14. Mi fa piacere salutare il professor Francesco Bevere, direttore generale dell'Agenas. E voglio ringraziare sottosegretario, ben arrivato, l'abbiamo visto adesso, se
viene sul palco per dare il saluto conclusivo a questa sessione dedicata al premio Giacomo Leopardi. Nel frattempo abbiamo il piacere di salutarla e di ringraziarla di essere qui con noi. Per l'assegnazione dei premi lasciatemi ringraziare l'intero comitato scientifico per il lavoro che è stato fatto con il coordinamento di Eugenio Leopardi. E dopo il saluto del sottosegretario, qualche minuto di pausa e poi ci vediamo alle 14 per il convegno successivo che è posto in calendario. Grazie. Beh, io devo fare gli auguri di buon lavoro perché mi era stato detto di fare la relazione di apertura e non di conclusione. E quindi cosa dire? Insomma, complimenti al vincitore del premio Leopardi. E spero che questo tipo di iniziative si ripetano nel tempo e diamo una mano ai giovani. Va bene? Grazie a tutti. L'intervento è alla... Ma se li hanno messo sul programma una sala sbagliata, c'è un'ora che giro addirittura. Ma perché non è un messaggino? Saremmo venuti, ho creduto anche a ricevere in modo più adeguato. Andiamo a un caffè, ragazzi. Andiamo a un caffè. Andiamo a berci un caffè. Sì. Sì. Sì.